Stefania Angelelli, coordinatrice nazionale dei Mobility Manager Universitari. Ecco, mentre aspettiamo l'inizio dell'evento che c'è qui oggi in Ispra, un incontro tra i Mobility Manager delle amministrazioni italiane, ci vuole anticipare qualcosa della sua esperienza come Mobility Manager di un'università? Beh, la mia esperienza è abbastanza lunga, sono 5 anni che faccio parte, se sono mobility manager dell'università, e la cosa più importante è il coordinamento nazionale dei mobility manager, perché chiaramente facendo parte 57 università italiane rappresentiamo 1.380.000 studenti e rappresentiamo la loro mobilità e più 150.000 dipendenti universitari. Per noi è importante l'accessibilità all'università, infatti stiamo cercando di portare avanti una legge, un qualcosa che metta in luce lo status di studente, perché abbiamo riscontrato da varie indagini che abbiamo fatto su tutta Italia che lo studente viene trattato in maniera completamente diversa da città a città per quanto riguarda la scontistica sui mezzi di trasporto, per quanto riguarda proprio la mobilità sostenibile per arrivare in università. E pensiamo che sia importante avere uno status di studente, quindi equiparare gli studenti italiani in tutta Italia nello stesso modo. Che vuol dire status? Mi scusi. Lo status significa riconoscere che come una professionalità, cioè avere dei diritti, dei doveri anche, ma dei diritti per poter avere accessibilità all'università in maniera più semplice e meno costosa. Noi abbiamo visto che nelle altre università europee, per esempio in Germania, a Berlino, viene data gratuitamente la tessera e dando gratuitamente la tessera agli studenti, loro sono più invogliati ad andare con i mezzi pubblici e non usare il mezzo privato. Questa è una cosa importantissima per noi perché chiaramente toglieremo dalla strada un sacco di autobus e di macchine private. Abbiamo riscontrato anche che molti studenti non vanno in università per i costi eccessivi dell'abbonamento. Per esempio a Milano viene più di 1.000 euro un abbonamento annuale. Quindi gli studenti preferiscono studiare a casa, non frequentano le lezioni e quei poche volte che vanno in macchina. Quindi abbiamo due cose negative: uno, non frequentano l'università; due, arrivano con il mezzo privato. Vogliamo cercare di eliminare questa situazione. Grazie dell'anticipazione, il resto lo scopriremo nel corso di Ok, questa giornata. Grazie. arrivederci. Il trasporto delle persone continua ad essere la principale fonte di pressione in questo paese. Tenete conto che le prime stime per quanto riguarda le emissioni in atmosfera risalgono agli anni 70, all'epoca erano le industrie di gran lunga il principale fattore di pressione. Magari se riusciamo ad aumentarle è meglio. Negli anni 80, seconda metà degli anni 80, piano piano sono stati i trasporti e anche gli usi civili ad essere il principale fattore di pressione. Nonostante intorno agli anni 90, grazie all'introduzione delle marmitte catalitiche, il trasporto delle persone piano piano ha diminuito le emissioni, quindi c'è stato quello che si chiama il disaccoppiamento, no? Cioè nonostante l'aumento del numero delle macchine, nonostante l'aumento del numero di chilometri percorsi, le emissioni cominciano a decrescere. Però rimane comunque il principale fattore di pressione ambientale nel nostro paese. Ora, qual è la differenza fra l'industria e i trasporti o gli usi civili? Che l'industria è grande, è brutta, emette un sacco di fumo. Tra parentesi, spesso il fumo che si vede è vaporacqueo. I trasporti o anche, diciamo, le miriadi di caldaie che sono diffuse sul paese in realtà sono molto più difficili da controllare perché, appunto, noi siamo contemporaneamente inquinati, ma siamo anche inquinatori. Quindi la sfida è sicuramente più complessa. E ritengo che questa sfida vada giocata anche sul piano non solo delle tecnologie, quindi degli approcci hard, ma anche sul piano appunto del management, delle tecniche. E quindi il mobility management in questo secondo me continua ad essere strategico. Finisco con una particolare attenzione sugli aspetti di comunicazione. Secondo me la sfida della mobilità si vince solo se si cambia la mentalità delle persone, così come si vince la sfida del rispetto dell'ambiente se si cambia la mentalità delle persone.
Io continuo a vedere in televisione delle pubblicità bellissime sulle macchine, in cui si dice la macchina Pippo Pluto tua a soli 199 euro al mese, tua, quindi questo senso di possesso, no? Di questo oggetto bello che poi ovviamente sfreccia in paesaggi magnifici, deserti, naturali. Mai che si vedano le macchine impigliate nel traffico sul raccordo anulare, o che non trovano parcheggio con i guidatori che smadonnano. No, questo non è nell'agenda della pubblicità. Ora è chiaro che questo discorso, fatto benissimo, sopraffino, un capolavoro, alimenta una mentalità per cui la macchina continua ancora nel terzo millennio ad essere uno status symbol. Il possesso di una macchina continua ad essere uno status symbol. Questo non può più funzionare nel terzo millennio. Fino a quando non si capisce che la cosa importante è che io mi debba muovere, e se io esco di casa e trovo una macchina con la tesserina l'apro, oppure mi passo un tram, un'auto, io ho risolto. Non c'ho bisogno di avere una cosa mia, che poi c'ho problemi dove parcheggiarla, devo pagare il bollo, l'assicurazione. Ecco, però per fare questo bisogna cambiare la mentalità. E in questo credo che il mobility management possa giocare un ruolo fondamentale. Per cui veramente auguri e buon lavoro. Dell'amministrazione a un punto di vista istituzionale, quindi voi che siete presenti in questa sala e che siete mobility manager sapete quali sono le criticità sotto il profilo normativo e amministrativo della vostra figura. Si spera che nel tempo possano trovare un'adeguata soluzione. Certamente per la mobilità sostenibile e condivisa, che rappresenta per noi tutti che siamo cittadini una modalità di trasporto che deve essere combinata ovviamente con altre modalità, attualmente perlomeno è così, e la figura in questo contesto che assume appunto un profilo di interesse pubblico laddove utilizzo in condivisione dell'auto va a diminuire quelle che sono le emissioni inquinanti e comunque le emissioni di CO2. Questo è il profilo pubblico e ovviamente il traffico, perché l'utilizzo e condivisione di un'auto sostituisce diverse auto che circolano dove alla guida c'è soltanto una persona, quindi realizza diversi obiettivi l'utilizzo di un mezzo in condivisione, soprattutto nei centri urbani, ma anche a lunga percorrenza. Per esempio per l'aeroporto, oppure addirittura percorrenze lunghe da città a città, ci sono, come voi sapete, ci sono soluzioni di questo tipo. Certamente la figura del mobility manager è quella che potrebbe in un contesto circoscritto come quello, per esempio, potrebbe essere quello aziendale, quello scolastico, ospedaliero, eccetera, essere molto utile per così indirizzare l'utilizzo di questo sistema di mobilità, quindi per favorire la figura che in questo momento potrebbe essere certamente quella più adatta. Quindi io posso dirvi questo, che il Ministero dell'Ambiente, non so, mi dispiace, pronto? Sì. Ok.
Quindi noi abbiamo riattivato il tavolo dell'osservatorio e a breve presso il nostro ministero ci sarà un incontro che intorno alla metà di ottobre, dove saranno seduti tutti gli operatori economici e anche i comuni che partecipano, che sono già partecipanti a questa iniziativa, proprio allo scopo di proseguire individuando le strategie più idonee per diverse, che possono essere diverse da città a città, e che e quelle che invece sono comuni, proprio per spingere verso un utilizzo e un uso circolare, come si dice adesso, del mezzo. Grazie. Bene, grazie. Beh, innanzitutto grazie dell'invito e sono molto contenta di essere qui in questa, diciamo, soprattutto in questo luogo che per me è molto importante, perché io ritengo che questo paese abbia tanto bisogno di innovazione tecnologica e tanto, tanto bisogno di ricerca, e quindi riflettere su queste tematiche così significative come la sharing mobility management sia fondamentale in quest'ottica appunto di ricerca. Infatti mi vorrei soffermare molto rapidamente su alcune parole chiave che immagino poi voi svilupperete in modo significativo all'interno appunto dei contributi scientifici. Mi scuso anche perché purtroppo poi ho un impegno, io normalmente sono abituata nei convegni a rimanere fino all'ultimo perché sono molto interessata soprattutto alla parte scientifica, però purtroppo ho poi un impegno con gli assessori municipali di Roma e quindi devo essere anche in questo caso appunto, devo mettere al primo posto questo tipo di attività. Il primo punto che mi sembra molto importante in questo momento di riflessione e di studio e di analisi è il tema della pianificazione ambientale. Questo paese è un paese che non ha fatto pianificazione ambientale e quindi che da questo momento dovrebbe incominciare invece ad avere uno sguardo in termini di orizzonte molto più significativo, dove la pianificazione ambientale, ad esempio nel settore della mobilità, è essenziale per dare quelle risposte che non sono solo il contenimento della CO2 o il contenimento appunto dell'inquinamento atmosferico, sicuramente significativi, ma sono anche altri elementi che sono la base per dare alle popolazioni, a coloro che vivono soprattutto nei contesti urbani, delle situazioni di benessere nel momento in cui devono affrontare la vita quotidiana. Quindi il tema della pianificazione, della ricerca, dell'innovazione devono essere centrali su questa tematica. Un altro aspetto, io ovviamente non sono, come noto, assessore alla città in movimento, ma sono assessore alla sostenibilità ambientale, a me interessa molto anche il tema ovviamente dell'educazione degli stili di vita, e su questo terreno il ruolo del mobility manager è fondamentale perché in tutti i contesti, nei contesti anche nei micro contesti, nei contesti delle aziende, nei contesti dell'università, dove so e conosco appunto molti di voi che lavorano nelle università, riuscire a sostenere, a pianificare coloro che già vogliono andare in questa direzione, che è una direzione ormai inevitabile e necessaria, perché è quasi un desiderio sociale quello di poter arrivare al luogo di lavoro, di potersi muovere nella città in modo assolutamente positivo, significativo. E allora in questo senso il grosso lavoro che secondo me deve essere fatto è proprio quello dell'educazione a nuovi stili di vita, e qui noi ci stiamo muovendo appunto con una serie di impegni concreti e di pianificazione necessari proprio per cambiare le abitudini. Cambiare le abitudini non è facile, io me ne sto occupando soprattutto per quel che riguarda appunto il mondo dei rifiuti, ma credo che se la pubblica amministrazione, se i comuni, ma anche lo Stato si impegnano in una direzione diversa e sostengono sia dal punto di vista del profilo normativo, che è fondamentale, che come sappiamo anche in questo terreno è molto lacunoso, sia in termini anche di sostegno economico appunto alle città, le scelte si possono fare. Io sono stata recentemente con una mia amica che è una professoressa responsabile mobility manager della sua università a vedere il quartiere di
Friburgo, il quartiere sostenibile di Friburgo. Ho visto che dopo c'è anche un contributo proprio sulla città di Friburgo. Il quartiere, noi abbiamo fatto anche un progetto europeo, l'ho seguito io, sulla città di Friburgo. Ovviamente il concetto di mobilità nel quartiere appunto sostenibile di Friburgo è straordinario, proprio perché il movimento è pensato perché i cittadini possano in qualsiasi momento muoversi con un assoluto elemento di sicurezza, di capacità appunto di raggiungere i luoghi essenziali. Ecco, allora l'idea di avere queste buone pratiche che noi dovremmo riproporre, quindi noi metteremo, e l'abbiamo già approvato, quindi il Comune di Roma in realtà sta accelerando in questo anno, perché abbiamo approvato il piano urbano della mobilità, stiamo ragionando con l'assessorato all'urbanistica, perché queste cose vanno fatte nel contesto dell'urbanistica, sui quartieri sostenibili, perché è lì che si dà la risposta, poi si dà appunto con il modificare i nostri comportamenti quotidiani, ma sicuramente noi dobbiamo incominciare ad avere una vision strategica di città che devono essere diverse dal punto di vista sostenibile, non possono essere città completamente assolutamente in una visione dove tutto è dispersivo, tutto non è collegato, non ha connessioni, non ha connessioni ecologiche, non ha connessioni di mobilità. Ecco, anche per un mobility manager pianificare questo in un contesto diverso è necessario, e questo è il nostro grande sforzo, uno sforzo che io penso sia molto difficile quando si interviene su una città urbanizzata, fortemente urbanizzata, che ha tante stratificazioni, però penso che sia la soluzione fondamentale. Poi volevo soffermarmi rapidissimamente su altre tre parole chiave, che sono: uno, il concetto di condivisione, che per me è fondamentale, perché condividere i beni è il futuro che non è neppure troppo lontano, che ci può aiutare a essere più sostenibili, e non solo condividere i beni nella mobilità, ma noi stiamo studiando anche la possibilità di condividere i beni, quindi oltre alle auto, le bici eccetera, anche con benefici economici e benefici sociali, e qui sta il modello nuovo di una nuova economia circolare, che invece di creare del valore perso crea del valore aggiunto per la visione sociale della società. Ancora un altro punto che a mio avviso è fondamentale è che dovremmo anche avere meno oggetti appunto da produrre, da gestire, quindi questa idea di sharing, di condivisione che noi sviluppiamo nell'ambito della mobilità, in realtà è un messaggio molto profondo per la società, perché ci aiuta appunto ad avere anche una sostenibilità ecologica complessiva. E ancora un'economia più leggera, perché noi ereditiamo appunto questo modello di un'economia lineare e un'economia appunto pesante, che è quella che oggi costituisce la grande difficoltà nell'introdurre elementi di innovazione sostenibile nella società. Quindi questo cambiamento a mio avviso è ancora fondamentale. E poi tutto lo sviluppo della mobilità dolce. Io mi sto occupando adesso dei parchi, del trekking urbano, perché io ritengo che noi possiamo muoverci anche nella città se riusciremo a costruire queste connessioni verdi che oggi sono perse, ma che vanno ricostituite appunto nei luoghi della città, ripensando luogo per luogo, anche municipio per municipio, come stiamo cercando di fare, per ricostituire quel terreno su cui noi costruiremo appunto una, io quello che chiamo anche una mobilità dolce per il cittadino, un turismo dolce per il turista, per un turista che oggi vuole essere protagonista, vuole camminare, cioè il turista non vuole più venire a vedere i musei, oggi il turista, e questo va bene anche, cioè è una riflessione che anche l'Italia deve fare complessivamente in tutte le città, dobbiamo lanciare nuovi modelli in cui noi favoriamo un turismo di persone che sono protagoniste appunto della loro attività. E io poi peraltro nel passato devo dire che le uniche volte che mi sono occupata di mobilità me ne sono occupata appunto per organizzare trekking urbani, perché a Genova ho riqualificato il percorso dell'acquedotto storico, che è un percorso di 33 km lungo costa, in cui abbiamo recuperato un antico acquedotto e abbiamo ricostituito appunto il grande percorso di 33, per cui chi vuole attraversare Genova se la può attraversare tutta attraverso questo bellissimo sentiero dell'acquedotto storico, e vorrei che anche su Roma noi potessimo fare una cosa del genere. E poi mi sono occupata di bicibus e di pedibus, ma anche questo fa parte di pianificazione, perché se noi i nostri bambini incominciamo a portarli appunto con queste esperienze che io ho sempre trovato bellissime, dei ragazzini che se ne vanno a scuola appunto col bicibus o col pedibus,
tutti organizzati e degli anziani che aiutano i ragazzi in questi percorsi, noi favoriamo anche delle relazioni diverse tra le persone, cioè favoriamo tanti aspetti importanti. Infine dicevo, a mio avviso molto importante la riflessione appunto sulle buone pratiche, quindi lo studio delle migliori pratiche in Europa, come noi lo stiamo facendo sui rifiuti, va fatto anche su questo terreno, quindi ovviamente il mondo della ricerca che studia i casi, cioè i casi importanti, per noi sono essenziali proprio per andare a capire dove ci dobbiamo muovere. E infine un altro tema che vorrei introdurre e che è quello del PAES, che noi abbiamo voluto modificare come Comune di Roma in PAES, che cioè piano per l'energia sostenibile e per il clima, e dentro a questa dimensione abbiamo voluto introdurre nella misurazione degli obiettivi che le città hanno l'obbligo di raggiungere, e entro appunto in questo caso il 2030, misurando la propria capacità di ridurre appunto la CO2, di introdurre questi elementi di mobilità. Ora, solo sviluppando delle figure che devono avere una riconoscibilità anche giuridica, a mio avviso è possibile poi introdurre nella società dei cambiamenti, nelle istituzioni dei cambiamenti essenziali. Noi come Comune di Roma ci siamo e siamo fortemente impegnati in questa direzione. Il tema è che però dobbiamo trasformare un vantaggio, che è quello della città, dove c'è la farmacia sotto casa, dove c'è la salumiere sotto casa, dove c'è tutto, in un non svantaggio. E lo vedremo fra poco anche sul piano, sul punto di vista alimentare, sul punto di vista dell'appunto della mobilità. Scusami, torno appena indietro. L'inattività fisica, il diabete, la pressione arteriosa, l'inquinamento, come vedete, hanno anche una spesa non indifferente, quindi provocano un incremento della spesa. La prossima, grazie, questa è giusto per interrompere. Quindi le città influenzano il modo di vita delle persone, e al di là del panino al fast food, al di là del fatto che stiamo sempre seduti, al di là che stiamo curvi sul computer perché è la cosa, al di là del fatto che il massimo della mobilità nostra è quello del pollice per cambiare gli altre dita durante il giorno per fare il computer, la sera il pollice per cambiare la trasmissione, e forse il piede destro e sinistro se facciamo un po' di cose in macchina, se però abbiamo il cambio automatico solo uno dei due piedi si muove. Questo è il succo del discorso della quindi quando io o i miei assistenti dicono qualcosa a un paziente, gli devono dire un qualche cosa che per lui è assurdo: 10.000 passi al giorno fatti a passo veloce. Uno non ha idea, ma 10.000 passi al giorno sono tanti. Cioè, tanto per dire, io vivo al Policlinico praticamente, è 5 volte il giro del Policlinico. So chi conosce il Policlinico Umberto I, non è una cosa banale. Credo, adesso non voglio fare una richiesta di alzata di mano, ma insomma molto pochi qua dentro fanno queste cose, salvo quelli bravissimi che la sera fanno un po' di corsa. Prego, la prossima. Questo oggetto che abbiamo costituito, tanto per dirvi che poi qualche volta l'Italia si frusta un po' troppo, è stato talmente tanto ben valutato a livello internazionale che c'è un progetto internazionale, si chiama City Changes Diabetes. Questo per me endocrinologo è molto importante perché parla di diabete, cioè praticamente un'organizzazione internazionale guidata dal University College London e dal Steno Institute di Copenaghen hanno deciso di vedere come si può cambiare il diabete nelle città, proprio perché, come vi dicevo prima, il diabete è un modello proprio sperimentale, passatemi il termine, no? Nessuno dei diabetici è un topolino, però modello sperimentale nel suo complesso come patologia, di patologia cronica, di patologia di cui conosciamo tutto, di patologia di cui abbiamo dei farmaci meravigliosi che stanno entrando nel mercato e che ci consentiranno di guarirlo, ma dove lo stile di vita e soprattutto la vita nelle città sta diventando un fattore aggravante terribile. Si muore molto più di diabete in città che non in campagna. Allora c'è questo progetto, anche perché un'altra cosa che vi terrorizzerà un pochino, se pensate ad essere potenziali pazienti: su 100 milioni di diabetici 50 milioni sanno di esserlo, 25 milioni hanno almeno un trattamento, 12 milioni e mezzo hanno un trattamento abbastanza buono, 6 milioni e mezzo vanno a target con il risultato finale. Quindi da 100 milioni, quindi il 6% circa nella media mondiale, ha risultato ottimale di cura del diabete. Nelle città questo è molto più basso, specie nelle città, come vedete i simboli qua sotto delle città, non so se riuscite a vederle, sono le città coinvolte, a Mexico City o a Shanghai questo numero va al 2%, a Copenaghen sale al 15%. Quindi un'influenza della tipologia
di vita c'è sicuramente. Roma, appunto, questo lo dicevo per non fustigarci troppo, è stata scelta dai due enti internazionali come modello di città intermedia, perché non è certamente Mexico City con 21 milioni di abitanti, non è inquinata come Taijin, non è una piccola città tutta infiocchettata come Copenaghen, ma è stata scelta come città italiana da poter sfidare, diciamo, le altre per cercare di raddrizzare questa curva e portarla sempre più in alto. Grazie, alla prossima. Stiamo andando molto rapidamente alla conclusione. Noi dobbiamo prima mappare com'è la situazione del diabete a Roma, l'abbiamo fatto, poi dobbiamo condividere alcune cose con gli amministratori, lo stiamo facendo, e poi abbiamo parlato con il sindaco, con la vice sindaco, con altri componenti dell'amministrazione della città metropolitana, intendo dire Roma larga, non Roma stretta, anche perché per noi medici è molto importante sapere che differenza c'è fra Roma centro, Roma e periferia. Voi sapete che esistono differenze epidemiologiche, sociali, ma anche sanitarie estremamente impattanti sulla differenza, e poi fare delle azioni. Fra le azioni ovviamente c'è anche quella della mobilità, per questo credo di essere qua, tra le altre cose. Grazie, alla prossima. Questo è il progetto, appunto, che vi dicevo. Andiamo avanti se c'è una successiva, giusto per ricordarvi che la Roma città metropolitana ha queste caratteristiche riguardo agli indici di popolazione residente secondo i censimenti, ma insomma questo non vi racconto una cosa che voi sapete meglio di me, ancora avanti. Questi sono i cambiamenti demografici: il numero di ultra 65 anni è cresciuto di 136.000 unità solo negli ultimi 13 anni, e a partire dal 71 ci sono sempre più famiglie monocomponente, soprattutto sugli ultra 65 anni, quindi abbiamo anche una problematica di intasamento, diciamo, della popolazione urbana. Andiamo ancora avanti. Il diabete nell'area metropolitana di Roma, come vi dicevo prima, sta crescendo. Attenzione, non è che Roma fa venire il diabete, non vorrei, perché dopo adesso queste comunicazioni sono devastanti, domani tutti a vetralla. No, non è questo, no, non è questo il tema, è che chiaramente vivere nelle città ci ha portato, ve lo ricordo, assieme ad alcune cosettine tipo la colorazione dell'acqua, i vaccini e gli antibiotici, ci ha portato a una vita media di 45 anni a 85, quindi... Ancora una volta, non sono un verde nel senso di tutti nei campi con i fiori in testa, ma cerchiamo di ottenere il meglio da questa urbanizzazione, non averne anche gli effetti collaterali se possibile. Cioè, la colorazione dell'acqua è una cosa ottima, meglio che non puzzi di cloro l'acqua, quindi che sia ben equilibrata. Dai, ecco, direi la stessa cosa riportata a città. Quindi il diabete sta aumentando, e il diabete a Roma provoca un aumento soprattutto per i fattori di obesità e quant'altro. Avanti. Come vedete, il Lazio si colloca fra le regioni nell'ambito della media italiana con maggiore incidenza di diabete, e Roma nelle sue varie articolazioni ha una prevalenza piuttosto importante. Andiamo ancora avanti. E ovviamente noi non è che facciamo un discorso oggi, facciamo un discorso di prevenzione, facciamo un discorso prospettico. Allora, da qui a 10 anni cerchiamo di fare possibilmente che Roma diventi, dico Roma ma per dire una qualsiasi città, potremmo dire Milano, Torino, Bolzano o Catania, diventi un fattore migliorante la situazione. Quindi noi medici ci mettiamo tutto il nostro impegno per quanto riguarda la parte terapeutica e la parte sanitaria, ma ovviamente abbiamo bisogno dell'aiuto di urbanisti, di architetti, di quant'altro, perché, andiamo avanti ancora, fra le attività motorie, e qui non parlo della mobilità come intendete voi, ma io parlo proprio della mobilità delle gambe, fra le attività motorie esistono un paio di attività motorie che sono quelle più banali, dal jogging al running o al cammino e basta, che consentono di abbattere dal 10 al 15 fino al 30% la necessità di terapie, quindi anche costi, la necessità di la possibilità di complicazioni, perché il diabete ha grosse complicazioni, e un abbattimento di questa percentuale non lo tiene nessun farmaco che io conosca. Quindi il farmaco più migliore che potrei consigliare a un paziente è quello Muoviti. Andiamo ancora avanti. Per cui abbiamo con l'Health City Institute, e grazie anche alla collaborazione di un grande della nostra atletica, il nostro corridore vincitore della maratona da Milano,
Maurizio da Milano che ci ha aiutato, abbiamo costruito un testo di percorsi per camminare nella città di Roma. Invece di fare il solito fatti una passeggiata, che uno dice ma dove, abbiamo fatto il percorso per i musei, il percorso attraverso le cupole di Roma, il percorso attraverso le colonne di Roma, attraverso i monumenti più belli, quello in periferia, quello verde e compagnie belle. Abbiamo fatto proprio un librettino che non so se qui ce n'è, eccolo, sì, quello lì che vedete a sinistra, non so se riuscite a vederlo, che abbiamo dato e stiamo dando ai pazienti. Allora prenda questa insulina, prenda questa compressina e faccia questo. Fa parte del pacchetto, diciamo, che verrà prima o poi, domani abbiamo una riunione specifica all'Istituto Superiore di Sanità, verrà dato al diabetico romano, in maniera da avere una prescrizione anche un pochino più ludica che non la solita fatti l'iniezione, prendi la compressa, vai a letto presto, mangia di meno e compagnia. Grazie, credo siamo praticamente in fondo. Tutto questo l'abbiamo presentato il 3 luglio 2017, quindi un mese e mezzo fa, se volete togliere il mese d'agosto che c'è di mezzo, alla presenza del ministro Lorenzin e di tutta un'altra serie di persone, e credo la prossima sia l'ultima. In buona sostanza io, e con questo concludo, diciamo che chiedo a voi che siete così importanti per la vita sociale e per l'amministrazione e per il sistema della mobilità in Italia e nelle città in particolare, di darci una mano, perché ho sentito prima l'introduzione del collega dell'ISPRA che ha introdotto il convegno. Obiettivamente se uno fa intanto 50 di quei 1000 passi per andare a prendere l'autobus o 100 per andare a prendere il car sharing più vicino, intanto accumula benefits che poi portano a quei 10.000 passi al giorno, che appunto sono la miglior terapia per moltissime malattie. Vi ringrazio l'attenzione e mi scuso perché devo andare dai miei pazienti che sono al policlinico. Grazie molto dell'attenzione. Grazie al professor Lenzi, lo ringrazio per la rapidità e anche perché mi ha fatto venire voglia di tornare a casa a piedi. Sarebbe una grandissima idea, dipende dove abita però, perché bisogna anche, ecco, una cosa che va chiesta fortemente agli amministratori è di creare delle condizioni ovviamente di cammino che siano non pericolose, perché poi abbiamo anche quelli che vanno sotto le macchine, quindi dobbiamo cercare di evitare che, insomma, uno dice ho guarito il diabete e c'è una gamba fratturata, insomma, cioè, poi non siamo a favore neanche di questo. Grazie ancora. Grazie. Io volevo ringraziare innanzitutto l'architetto Martellato per avermi invitato a moderare questa interessante giornata di studi. Saluto e do il benvenuto ai relatori. Io mi sono occupata di mobilità sostenibile per Quattro Ruote, che è il giornale con cui collaboro da circa 6 anni, in particolar modo per quanto riguarda le pagine dedicate alla città di Roma. Volevo inquadrare la discussione di oggi a partire da una considerazione che mi sembra importante, cioè quando parliamo di mobilità non parliamo soltanto di come si muovono le persone, ma anche di come è disegnata una città. Oggi sappiamo che Roma, da questo punto di vista, sicuramente è indietro rispetto ad altre capitali europee per quanto riguarda la dotazione di linee tranviarie, ferroviarie e metropolitane. In questo contesto sicuramente il lavoro del mobility manager non è agevolato. Quindi mi piacerebbe che i relatori oggi, ognuno per le proprie competenze, ci raccontassero anche quali sono le difficoltà che si incontrano nello svolgere questa funzione e come si può intervenire per migliorare e agevolare il loro lavoro. Considerando anche che siamo nel bel mezzo della settimana europea della mobilità sostenibile, il cui slogan è proprio mobilità pulita, condivisa e intelligente. A questo punto passo la parola al primo relatore, Tiziano Labriola, che ci racconterà l'esperienza pilota dello smart working, quindi del lavoro agile, alla presidenza del Consiglio dei Ministri. E lo smart working è proprio uno degli strumenti tecnologici che possono essere utilizzati per diminuire gli spostamenti legati alla mobilità aziendale. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Passiamo da un macro progetto ad una esperienza, diciamo, molto più limitata, molto più specifica, però con delle potenzialità in espansione, perché questo discorso dello smart working è chiaramente un discorso che riguarda tutte le amministrazioni, tutti i luoghi di lavoro, ancor più che tutte le amministrazioni. Ecco, vedo se riesco ad aprire le qualche slide che abbiamo preparato.
Il discorso ambientale non è forse il discorso sul quale, dal quale si è partito per, questo, per questa esperienza dello smart working, però nel momento in cui siamo come dire, arrivati a sviscerarlo, a affrontarlo tutti insieme, anche con i colleghi dirigenti, io sono responsabile del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come responsabile del personale abbiamo anche la mission di badare e di ricercare il benessere dei nostri dipendenti, e questo benessere chiaramente significa anche la salute, e quindi diciamo, cerchiamo anche di dare un contributo sia alla salute in senso sanitario, come diceva il professor Lenzi poco fa, e quindi diciamo, il diabete è una delle problematiche maggiori che noi abbiamo come luogo di lavoro. I nostri dipendenti hanno un'età media di 56 anni e conseguentemente molto avanzata, e hanno grosse problematiche di questo tipo, e quindi diciamo, noi stiamo molto attenti a questi aspetti, ma stiamo attenti a tutti gli aspetti del benessere. Tra gli aspetti diciamo, che poi incidono, mi viene di pensare a quello che diceva il professore poco fa, per esempio il diabete, cioè, deriva dalla sedentarietà, ma deriva anche dallo stress, quindi lo stress lavoro correlato, che è uno degli argomenti sul quale noi ci stiamo impegnando. E allora lo smart working per noi l'abbiamo sempre considerato come una di quelle esperienze che noi chiamiamo win-win, cioè quei casi in cui l'interesse del datore di lavoro e l'interesse del lavoratore non sono assolutamente in conflitto, ma sono convergenti, e si riesce a trovare una soluzione che rappresenta aspetti positivi per entrambi. E questi aspetti positivi, sotto un certo verso, sono aspetti di tipo contabilizzabili in termini anche economici, ma per altri versi sono aspetti di tipo di benessere di vita, e quindi diciamo, il punto a cui noi siamo partiti è quello di cercare per il nostro personale un maggiore benessere organizzativo, in quanto questo benessere organizzativo poi consente anche una migliore prestazione lavorativa. Però a fianco a questo è evidente che noi siamo partiti anche dalla considerazione e dalla contabilizzazione di quello che è il tempo passato sui mezzi di trasporto per andare al lavoro, perché la nostra situazione logistica è particolarmente complicata. Abbiamo tutti gli uffici concentrati nell'area centrale di Roma, tra diciamo, via del Corso e via del Tritone e zone limitrofe, e abbiamo 3.000 dipendenti concentrati in questa zona. Raggiungere questa con orari di lavoro che sono molto prolungati, perché il nostro orario di lavoro ufficiale va dalle 7 di mattina alle 21, e quindi con problematiche di uso, impossibilità di parcheggio in quell'area, problematiche di tempi di percorrenza estremamente difficili, situazioni quindi che incidono sulla vita di ognuno e incidono anche sulla funzionalità degli uffici, in quanto diciamo, non si riesce ad arrivare in tempo, si arriva stressati, quindi questa situazione di stress lavorativo chiaramente non è produttiva. Allora il ragionamento di partenza è utilizziamo le tecnologie. Abbiamo come pubblica amministrazione un ritardo culturale nell'utilizzo delle tecnologie, perché nel concepire l'utilizzo delle tecnologie, ancor più che nell'utilizzo in quanto tale, bisogna avviare la presentazione. Perché l'interesse crescente verso lo smart working?
Lo smart working è quindi un utilizzo intelligente della tecnologia. Noi abbiamo delle possibilità oggi che non sfruttiamo, continuiamo a considerare il lavoro come un qualcosa di quasi ottocentesco, di quasi fordiana, la concezione fordiana del lavoro, cioè il lavoro deve essere fatto alla scrivania oppure sul non so, se fossimo in fabbrica, sulla catena di montaggio. Non è più così, il lavoro deve essere aggiornato, e nelle pubbliche amministrazioni questo è fondamentale. Dobbiamo passare quindi a una diversa concezione utilizzando le tecnologie. Il cambio di mentalità è la cosa fondamentale. Io leggevo questo interessantissimo e veramente pregevole lavoro che come rete dei mobility avete prodotto, e vedevo appunto una cosa sulla parte relativa alla comunicazione, dove si diceva dobbiamo affrontare, sostanzialmente si dice, dobbiamo affrontare uno scetticismo, una scarsa propensione culturale nei nostri confronti come mobility manager, in quanto riducono poi il nostro ruolo a quelli che propongono l'auto elettrica o il car sharing o strumenti, diciamo, efficaci, concreti, ma di piccolo, cioè senza avere lo sguardo all'intero contesto. E questo stesso tipo di problema culturale lo abbiamo incontrato nella nostra azione di proposta di questa modalità di lavoro in smart working, e l'abbiamo sperimentato nei confronti sia dei dipendenti che dei dirigenti del top management. E questo perché? Quali sono le resistenze che abbiamo incontrato? Per i dipendenti le resistenze sono quelle che il dipendente, in particolare il dipendente pubblico, è attaccato alla propria postazione di lavoro e al fatto di essere concretamente sul luogo di lavoro, perché ha timore in qualche modo di essere escluso. Allora, questo è stato, per esempio, negli anni passati, quando non esisteva ancora questa figura dello smart working. Voi sapete, io chiaramente do per scontato che voi conosciate, che l'introduzione normativa di questa figura è avvenuta lo scorso anno, e noi con le altre amministrazioni abbiamo operato col coordinamento del Ministro per la Funzione Pubblica per creare appunto una rete, abbiamo creato una rete tra le amministrazioni per ragionare sul modo di introdurre questa figura nelle amministrazioni pubbliche, una forma di articolazione lavorativa che adesso andremo a vedere più nel dettaglio parlando della nostra esperienza, che nel privato è già applicata e attuata da imprese molto molto importanti, basta pensare alla Barilla, e che nella pubblica amministrazione ha avuto già delle esperienze significative. Basti pensare in particolare, pensiamo alla provincia di Trento, dove esiste un problema di mobilità completamente diverso da quello che abbiamo noi a Roma, però in qualche modo presenta le stesse difficoltà. Cioè noi qua a Roma abbiamo la difficoltà di arrivare in centro, noi in particolare come presidenza, come amministrazioni centrali, e chiaramente metterci un'infinità di tempo. Loro hanno la difficoltà che per le condizioni climatiche il personale che abita nella provincia, quando c'è neve, nei mesi invernali, non riesce ha difficoltà a raggiungere il capoluogo di provincia, e allora hanno creato la possibilità appunto di lavorare alcuni giorni della settimana a distanza, e hanno creato anche delle specie di hub, di luoghi esterni in varie zone della provincia, dove comunque si hanno delle postazioni collegate col centro, dove possono lavorare e stare anche in qualche modo insieme, quindi
evitare questa sorta di isolamento rispetto ai colleghi, che è uno degli elementi psicologici di resistenza che ha il dipendente. Il problema maggiore però l'abbiamo avuto con i dirigenti, perché i dirigenti, il management, ha proprio bisogno di un vero e proprio cambiamento di mentalità, nel senso che chiaramente se tu hai il dipendente là e gli dici tutta la giornata alla tua disposizione, gli dici adesso fai questo, adesso fai quell'altro, non hai bisogno di programmare, cioè là è una cosa molto semplice, molto poco impegnativa. Laddove invece, se il dipendente, il funzionario deve lavorare da casa, tu devi chiaramente programmare il suo lavoro, devi stabilire quali sono quindi i suoi obiettivi, quali sono i modi nei quali deve portarli avanti, e chiaramente lo devi anche controllare. Perché cosa non è lo smart working? Lo smart working non è, è soltanto chiaramente un lancio, non è un modo per far lavorare le persone da casa e dirgli ok, voi un giorno alla settimana ve lo do libero, non fate niente. No, non è questo. Non è una agevolazione di tipo sociale al dipendente. Per questa cosa ci sono altri istituti, ci sono i permessi, le agevolazioni per le situazioni di disagio previste dalla normativa. Lo smart working è invece un modo diverso di concepire la prestazione lavorativa, impostando il lavoro per obiettivi, e quindi l'impegno maggiore in realtà è nella organizzazione, nella pianificazione, che va quindi a carico del dirigente. Chiaramente ha il compito questo è il suo precipuo dovere, la sua ragion d'essere, e quindi lo smart working nella PA diventa un buon affare innanzitutto per i conti pubblici, questo senz'altro, perché è quantificabile laddove si applicasse. Allora, la sperimentazione prevista per tutte le amministrazioni prevede, diciamo, che si cerchi di attuare questa forma organizzativa del lavoro, che prevede in linea di massima che uno o due giorni a settimana il personale possa lavorare a distanza, e possa lavorare, guardate, non necessariamente da casa, ma da dovunque sia possibile, quindi attraverso l'uso dei tablet, l'uso dei cellulari, cioè tutta la strumentazione informatica che oggi è estremamente potente e consente di lavorare a distanza. Quindi non è necessario che ci sia, come per il telelavoro, una postazione. È chiaro che dipende dalla tipologia lavorativa, quindi se il funzionario, il dipendente deve lavorare su un applicativo inserendo dei dati di domande di pensione piuttosto che certificazioni, avrà bisogno di un determinato tipo di postazione, però vi sono molti tipi di lavoro sui quali è sufficiente un tablet, e allora ti puoi muovere, puoi lavorare in mobilità. E questo modo di lavorare in mobilità, nella esperienza che si è già avuto nel privato, significa anche la possibilità di lavorare presso il cliente, la possibilità di lavorare in hub, in luoghi, come dire, ulteriori, neutri, dove c'è l'amministrazione, il datore di lavoro ha sviluppato delle convenzioni nei paesi del nord Europa, ci sono convenzioni che so con le catene di caffetterie, addirittura si può lavorare nel parco, si può lavorare provocativamente, abbiamo detto, addirittura al di là di problemi di salute, si potrebbe lavorare sotto l'ombrellone. Quindi questo, diciamo, è una provocazione, ma fino a un certo punto, nel senso che al di là di problemi di salute non c'è nessuna limitazione a questo tipo di lavoro, e quindi questo crea, dà molto più tempo al dipendente, dà molto più tempo alla persona, gli evita di perdere
giornate di vita chiuso, diciamo, imbottigliato nel traffico della città, riduce quindi evidentemente il problema di traffico, dà possibilità. Poi anche un altro aspetto importante, l'articolazione in smart working o lavoro agile, come si chiama nella normativa italiana, può avvenire anche in mezze giornate, quindi è un sistema che può essere utilizzato anche per snellire, come dire, le ore di punta, le rush hours, e conseguentemente dà un ulteriore, sotto questo aspetto, vantaggio per la mobilità sostenibile. E ulteriore cosa, appunto, ovviamente per l'amministrazione e per il dipendente, quindi porta questi tipi di vantaggi anche economici. Riduzione dei costi che sono quantificabili, tecnologie dell'informazione, impatto organizzativo positivo, impatto personale positivo. Quantificabili, qua vedete la quantificazione: se una persona impiegasse in smart working 2 giorni alla settimana, risparmierebbe 176 ore all'anno della propria vita, 1200 euro all'anno di trasporti, e ovviamente avrebbe un miglioramento del work-life balance. Quali sono gli questa, diciamo, la conclusione. Quali sono gli step su cui noi abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato molto, innanzitutto abbiamo definito la direttiva, cioè questo per noi come Presidenza del Consiglio dei Ministri abbiamo voluto essere l'amministrazione centrale pilota in questo campo, in modo che poi tutte le altre amministrazioni, in particolare le amministrazioni centrali, possano, come dire, ispirarsi, ma non perché noi siamo più bravi degli altri, perché chiaramente dare l'esempio vuol dire, se l'hanno fatto loro, allora lo possiamo fare noi, vincere le resistenze che sono molto forti nella dirigenza. E siamo partiti subito dopo l'emanazione della direttiva annuale con un'azione di formazione, in particolare sulla dirigenza a tappeto. Abbiamo convocato obbligatoriamente tutti i nostri dirigenti per questa formazione e dopodiché siamo passati al personale, anche perché questo ci serviva, ovviamente non su base volontaria, la formazione del personale. Abbiamo visto che su 3.000 dipendenti abbiamo avuto un interesse del 25% del personale, quindi circa 750 dipendenti, che questo, diciamo, è stato per noi un grande successo. E adesso stiamo procedendo, abbiamo appena terminato 15 settembre, qualche giorno fa, la mappatura delle attività per le quali non è possibile utilizzare questa modalità. Abbiamo invertito in questo senso l'ordine logico: anziché dire diteci le cose per le quali si può fare, abbiamo detto si può fare per tutti, per tutto, diteci quello per le quali al limite non lo volete fare, e diteci anche se un dipendente fa solo quelle cose, perché se un dipendente fa più cose, comunque anche lui potrà accedere allo smart working. Il prossimo passaggio è l'individuazione, già stata fatta, quindi, delle strutture pilota su cui avviare la sperimentazione. Dal 1 novembre partiamo con dei progetti sottoscritti a mo' di accordo tra il dirigente e il dipendente, e per 6 mesi sperimenteremo sulle strutture pilota questo smart working, e al termine passeremo alla fase, diciamo, a regime. Abbiamo avuto con molto piacere, altre amministrazioni si sono subito accodate a noi, in particolare il Ministero dell'Economia, e quindi andiamo avanti. Quindi speriamo di aggiornarvi il prossimo anno sugli effetti. Bene, grazie al dottor Labriola per il suo intervento. Allora, la Regione Lazio, ahimè, non è che ha fatto molto per quanto riguarda i mobility manager, ma ci stiamo provando. Dal 2013 abbiamo istituito la figura. La cosa più importante è che la figura del mobility
lavora insieme a un gruppo di lavoro che fa capo al benessere organizzativo, quindi al personale, quindi è incentrato sul personale ovviamente della regione, ma anche su altro. Perché su altro? Perché, ahimè, come diceva il collega precedentemente, uno dei problemi più grossi per lo spostamento casa-lavoro sono i trasporti, e noi ci occupiamo dei trasporti. Non mi tirate pomodori, per favore. Ci stiamo provando. Allora, quindi occupandoci anche dei trasporti, ovviamente il tema è più vasto. Abbiamo nominato il Mobility Manager, che la prima cosa immediata che ha fatto è stato il piano spostamento casa lavoro dei dipendenti. Già avevamo cognizione della situazione, ma con i dati certi abbiamo verificato che la buona parte dei nostri dipendenti vengono da fuori provincia. Quindi vengono da Rieti, Frosinone, Latina, con tempi di viaggio grandissimi. Allora, non abbiamo attuato, una delle prime azioni che abbiamo fatto non è stata lo smart working, ma è stato il telelavoro. Abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando il telelavoro. Ci sono circa un centinaio di dipendenti che stanno facendo questa sperimentazione. Dal mese prossimo dovrebbero diventare effettivi. Anche noi abbiamo lavorato al contrario, cioè abbiamo detto quali sono a tutti i dirigenti le attività che non possono essere fatte da fuori. Cioè abbiamo lavorato anche noi al contrario, chiedendo quali sono le attività che obbligatoriamente devono essere fatte dentro, appunto, tipo per esempio noi abbiamo l'apertura al pubblico, quindi quello è evidente che alcuni dipendenti devono stare lì. Coloro che hanno scelto di fare il telelavoro hanno iniziato con 2 giorni a settimana. L'obiettivo sarà lavorare fisso da una postazione che può essere sia quella di casa, ma potrebbe essere anche quella di altre parti. Quindi, come dicevamo, con i tablet Altra attività che noi abbiamo fatto proprio per lavorare sul trasporto pubblico è una serie di agevolazioni per i dipendenti. Abbiamo incentivato i dipendenti a comprare l'abbonamento annuale o mensile per il trasporto pubblico con un'agevolazione sia di riduzione proprio dell'importo, ma anche con la possibilità di rateizzazione direttamente dallo stipendio. Quindi il dipendente non anticipa più il costo dell'abbonamento, che annuale, ripeto, per coloro che vengono da fuori, tipo da Rieti, è molto elevato perché si aggira intorno ai 680 euro, quindi è un'agevolazione notevole, e questo ha portato attualmente ad un incremento del 10% del personale, veramente 11 e qualcosa, del personale che utilizza il trasporto pubblico. Altra attività che noi abbiamo fatto è stata quella di agevolare anche la mobilità sostenibile in senso generale, per cui permettere sia ai nostri dipendenti ma a tutti i cittadini di utilizzare le biciclette, la possibilità di portare le biciclette sia sui treni che sono di nostra diretta dipendenza. Abbiamo un contratto di servizio, quindi le biciclette pieghevoli possono essere portate su qualsiasi treno, qualsiasi autobus o metropolitana. Quelle invece normali hanno degli orari specifici, perché non possono essere portate nei mezzi di trasporto pubblico durante le ore di punta, visto l'affollamento. Anche in questo caso abbiamo creato delle agevolazioni per gli abbonamenti, quindi proprio per incentivare la possibilità di utilizzare il trasporto pubblico insieme a un'altra metodologia. Infine, ma questa è una cosa assolutamente personalistica, nel senso non l'abbiamo fatta come Regione Lazio perché ci abbiamo provato ma ancora non siamo riusciti a trovare una forma, noi dirigenti ci siamo, visto che la Regione Lazio ha tagliato completamente le macchine di servizio, le macchine di servizio possono essere utilizzate solo dalla parte politica, o in caso ce ne abbiamo 3 per tutta la regione se dobbiamo spostarci partendo dalla sede di lavoro, noi
noi ci siamo messi d'accordo, abbiamo acquistato una carta prepagata e tra noi, dove versiamo ovviamente, non siamo tanti, non siamo pochi, versiamo una quota per uno e utilizziamo il car sharing, quindi Enjoy e Car2Go. Non abbiamo potuto ancora farlo con la regione proprio perché non siamo riusciti ad avere un accordo con le società, ma ci stiamo provando perché effettivamente loro vogliono un referente, quindi una persona fisica. Sì. Sono stata abbastanza veloce, l'unica cosa che volevo dirvi è che unendo appunto la mobilità sostenibile per i dipendenti, noi ci stiamo cercando di lavorare sulla mobilità sostenibile in generale. Il primo passaggio che abbiamo fatto, oltre a diventare un ente economicamente credibile, cioè aver azzerato tutti i debiti e quindi poter stare al tavolo con le aziende e chiedere un po' di più, abbiamo rifirmato i contratti di servizio con Cotral e Trenitalia, ATAC, io in questo momento, scusate, eviterei di parlarne perché c'è una situazione molto particolare e non dipende da noi. E quindi abbiamo rifirmato i contratti di servizio, nei contratti di servizio abbiamo acquistato e stiamo cambiando totalmente il parco sia rodabile, quindi entro il 2019 avremo cambiato tutti i treni, saranno tutti i treni nuovi che gireranno per la Regione Lazio. E per quanto riguarda Cotral abbiamo già sostituito 420 pullman e le stiamo continuando a sostituire. Noi, ripeto, sia per i dipendenti ma anche per tutti i cittadini, siamo per una mobilità sostenibile tendenzialmente di trasporto pubblico, soprattutto treno, ma anche gomma se necessario, e su questo stiamo investendo. Stiamo investendo, faremo prossimamente anche le gare, ma per tutti i cittadini del Lazio c'è sicuramente una buona notizia, perché una società come Cotral, che nel 2013 aveva circa 40 milioni di perdita, quest'anno chiuderà con un bilancio inutile di 20 milioni. Siccome i soldi comunque li dà la Regione Lazio e comunque sono soldi dei cittadini, quindi noi spenderemo in meno e quindi avremo una tassazione dei cittadini minore proprio rispetto al trasporto, perché risparmieremo 20 milioni. Grazie all'architetto Manetti. Ovviamente quando parliamo di mobility management non parliamo soltanto di aziende o enti pubblici, ma parliamo anche di scuole, di mobilità scolastica, perché dal 2016 esiste anche il mobility manager scolastico, che oggi è presente, se non sbaglio, in 12 scuole romane. E a questo proposito passo la parola al professor Mario Rusconi, che è presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola. Allora, buongiorno. Come diceva la gentile collega, io sono il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma e del Lazio, vicepresidente nazionale. Noi siamo contemporaneamente un'associazione, un ordine professionale e anche un sindacato, nel senso che stiliamo i contratti di lavoro con l'ARAN, quando naturalmente fra qualche secolo l'ARAN riaprirà la stagione dei contratti di lavoro. Oggi, non so se avete notato, i presidi, voi sapete, devono tutti venire dalla carriera scolastica, io aggiungo purtroppo, perché noi vorremmo che venissero anche da altre carriere, però così è la situazione. Oggi è il 20 settembre, io insegnavo italiano, latino, greco, storia e geografia, quindi non dimentico il 20 settembre la presa di Roma da parte dei cosiddetti piemontesi. Perché dico questo? Perché a livello, diciamo, semi-riparatorio, pur non essendo io un baciapile, voglio citare due papi. Papa Francesco, circola su YouTube questo bellissimo, non so se sia vero, però diciamo che è nello stile forse del personaggio, avrebbe messo sulla sua porta a Santa Marta: vietato lamentarsi, i trasgressori sono soggetti da una sindrome da vittimismo con conseguente abbassamento del tono dell'umore e della capacità di risolvere i problemi. Un altro papa, polacco, nel suo italiano periclitante, Giovanni Paolo II, disse a suo tempo: siamo romani, volemose bene, e disse una frase invece finale:
quale da mosse da fa. Perché cito a mo' di riparazione per la presa di porta pia queste due frasi? Perché dovrebbero, diciamo così, essere proprio avere questo valore, come noi diremmo noi che insegnavamo latino e greco, parenetico, cioè di spinta verso il cambiamento, senza farci prendere, diciamo così, da tutte quelle paure, da tutte quelle angosce che spesso attanagliano, che dipendono dal conservatorismo mentale che non è né bianco né rosso né verde, è diciamo così, è diffuso, soprattutto in un paese come il nostro. Non so se avete letto ieri l'articolo bellissimo di Polito su Corriere della Sera, parlando della Merkel, dice: la Merkel apparentemente è una donna di centrodestra, ma se portasse avanti queste sue idee qualcuno anche di sinistra in Italia, sicuramente lo prenderebbero a pernacchie, perché appunto spesso non siamo in grado di andare a verificare nelle questioni, e abbiamo questo freno proprio conservatore che è trasversale. Mi permetto di dire, per esempio, è già successo su altre situazioni per quanto concerne il cambiamento della Costituzione. Perché mi interessa il mobility management e perché sono grato all'ISPRA, alla Presidenza del Consiglio, del fatto che già da un po' di tempo mi hanno fatto conoscere questo aspetto, che era un po' di nicchia, diciamo, nella scuola italiana? Perché secondo me ha una forte valenza educativa. In che senso? Impone, diciamo, farsi carico del mobility manager, impone una sorta di salto di qualità proprio civico e istituzionale. Faccio un esempio: per portare avanti un servizio fatto bene di mobilità, anche appunto di mobilità gomma, treno e quello che sia, ma soprattutto biciclette e piedi, è necessario avere dei servizi interconnessi, cioè ci deve essere uno scambio di informazioni costante fra la pubblica amministrazione, le aziende di trasporto e i cittadini. Facciamo il paragone di Roma e capiamo che ci sono tre fratture da questo punto di vista. Non è che io voglio imputare, non ho una funzione politica, non voglio averla in questo senso, va bene, non è che voglio imputare a questa giunta o alla giunta precedente, è un dato di fatto probabilmente di cultura, un fatto quasi antropologico. Andiamo a Milano, per esempio, sarà che io sono di origine milanese, ci tengo a dire rigorosamente interista, so che non vi piacerà a molti di voi, va bene, dico andiamo a Milano, ma andiamo a Bolzano, andiamo a Trento e vediamo che c'è un salto di qualità. C'è una cultura proprio differente, noi lo notiamo persino nelle scuole, su come sono organizzate le scuole, quindi è un fatto, ripeto, di cultura e di antropologia culturale delle persone. Perché è interessante per la scuola il portare avanti questa idea, appunto, di questo salto di qualità che può avvenire attraverso il mobility manager? Perché implica una responsabilità sociale, una coscienza collettiva molto più ampia, relativa per esempio all'ambiente, all'uso delle risorse e al benessere delle persone. Già prima il professor Lenzi ci stava dicendo alcune cose che noi diciamo in qualche modo conosciamo, ma che non riusciamo mai a sistematizzare, perché una cosa è il diabete, una cosa appunto è andare in bicicletta, altra cosa è l'educazione civica nelle scuole. Voglio far presente, non so se ci siano giornalisti, absit in iura verbis, mio padre era un giornalista, quindi io non è che voglio parlare contro i giornalisti, voglio fare il grillino di turno, come è successo, mi permetto di dire, indecorosamente ieri nelle affermazioni contro i giornalisti, che l'educazione civica nella scuola, lo diceva ad amici del Corriere della Sera, non è mai stata abolita, cioè l'educazione civica nella scuola c'è. Magari noi dobbiamo appunto fare leva maggiore sugli insegnanti, perché l'idea di educazione civica, che comporta anche un uso razionale dei mezzi di trasporto, deve essere affermata in maniera ancora più profonda, ma non è stata mai abolita. Brevemente, cosa possiamo fare noi della scuola dal punto di vista del mobility management e soprattutto della diffusione di una cultura proprio, direi, civica del muoversi nella nostra regione, nelle nostre città? Anzitutto sensibilizzare i docenti e sensibilizzare le famiglie. La sensibilizzazione dei docenti è qualcosa di più complesso. Fino al 2015, precedentemente alla cosiddetta buona scuola, i docenti non avevano l'obbligo di aggiornarsi, perché 20 anni fa, in maniera scriteriata, l'ARAN e chi firmava i contratti di lavoro, vale a dire le grandi centrali sindacali, avevano tolto l'obbligo della formazione dei docenti, vale a dire che il docente non si doveva assolutamente aggiornare, e quindi era meno importante di Marcello, che è il mio meccanico sulla sala, ve lo consiglio, che se non fa appunto una revisione delle sue conoscenze non mi può fare la revisione dell'automobile. E per 20 anni è durata questa storia, magari da chi poi andava in televisione diceva quanto era importante la scuola, il futuro dei giovani e così via. Noi sappiamo che la retorica è all'ordine del giorno, c'era Mark Twain, se non sbaglio, che diceva: più parlavano della loro onestà i nostri ospiti, più nascondevamo le posate d'argento. È una cosa un po', diciamo così, simile avvenuta nel nostro paese. È stata nel 2015
ripristinato l'obbligo per gli insegnanti di fare formazione, ci sono stati molti soldi spesi. La cosa, come al solito, quando si passa alle cosiddette specifiche tecniche, immagino ci siano molti architetti, ingegneri e così via, geometri qua tra di noi, cade l'asino, nel senso le scuole hanno questi soldi, le scuole decidono più o meno, sì facciamo 10 ore, no facciamone 40, facciamole su scuola 4.0, è la grande moda, spesso le scuole sono 0.0, mi permetto di dire, e quindi stiamo cercando di lavorare perché almeno arrivino almeno all'1.0. Allora, quindi lavorare sugli insegnanti è importante, dobbiamo trovare, come dal punto di vista del mobility management, dobbiamo trovare dei sistemi per raggiungere gli insegnanti in maniera incisiva. L'associazione Presidi, per quanto riguarda poi soprattutto Roma e Lazio, da me rappresentata, è disponibile da questo punto di vista. Il secondo motivo è acculturare gli studenti, cioè a noi non interessa che sia l'insegnante preparato, ci interessa l'insegnante preparato perché deve fare un po' la trasmigrazione della sua cultura nell'ambito appunto degli studenti, possibilmente con le famiglie. Con le famiglie è molto difficile, vi assicuro, perché le famiglie sono diventate probabilmente insieme alle lobby che ancora allignano nella scuola, sono diventate l'ostacolo più forte alla formazione dei nostri studenti. A me è capitato, come preside adesso di Rigun Centro Universitario, di tutto nella scuola: il genitore che difende le cose più indifendibili del mondo e magari un genitore che ha una laurea, una specializzazione e così via. Infatti tutti noi presidi spesso diciamo: meno male il genitore contadino che dice dagli uno schiaffo se fa una cosa negativa. Insomma, magari non sono quelli i sistemi, però spesso il genitore acculturato è quello che ricorre immediatamente al TAR quando c'è il ragazzino che viene bocciato perché ha 3 in matematica. Vanno al TAR, normalmente vi tengo a sottolineare che i TAR danno ragione, c'è stata una sentenza clamorosa di un TAR che ha detto: il pupo in quarto ginnasio, attuale primo liceo classico, è stato rimandato e poi bocciato perché in educazione fisica e in matematica. Educazione fisica non è una materia. Castroneria totale, perché l'educazione fisica è importantissima nella scuola anche dal punto di vista della salute, come diceva prima Lenzi. E poi, ma la cosa ancora più bella, matematica in un classico è su via, che vogliamo far fare matematica al classico? Il classico è latino, il greco e tanti fiorellini. È una sentenza di un TAR che si è verificata nel nostro simpatico paese. Cosa possiamo fare con gli studenti? Allora, un'iniziativa per esempio noi l'abbiamo presa e la mettiamo a disposizione proprio del mobility management. Abbiamo fondato 3 anni fa un giornale online, vi pregherei, se siete sonnambuli la sera, di andarla a vedere, si chiama E-Tutor Web. È bellissimo perché tutto, naturalmente non ci sono, diciamo, risorse esterne, non siamo sponsorizzati purtroppo da nessuno, sono tutti soldi che abbiamo messo noi personalmente perché ci crediamo, insieme anche a delle famiglie. C'è una redazione di 40 ragazzini che vanno dai 9 ai 20 anni, 21 anni, vi assicuro che è una meraviglia, che si riunisce tutte in vari settori, all'Istituto Tecnico Galilei, che è nel centro di Roma, Piazza Vittorio, e vengono addestrati, usiamo questo brutto termine, il venerdì con dei giornalisti che fanno questo gratuitamente, ad interessarsi di problematiche civili. Noi abbiamo detto soprattutto, abbiamo detto cittadinanza digitale, contro il bullismo, per esempio contro il ciberbullismo. Mi permetto di dire, come ex insegnanti latino e greco, si dice ciberbullismo ed è una cavolata sentire cyberbullismo, è perché si dice cibernetica in italiano, non cybernetica, chiusa parentesi. Ringrazio mio padre, ex giornalista, di avermi detto queste cose. Dico, hanno fatto dei lavori sul bullismo, sul ciberbullismo, dei video eccetera, che mettiamo su E-Tutor Web, che presentiamo anche in televisione, e noi siamo disponibili. Ho parlato anche con il direttore, che è un giornalista, il direttore responsabile Alessandro Di Liegro, che vogliamo mettere anche una pagina relativa al mobility management. Siamo a disposizione, naturalmente voi ci dovete fornire i materiali. Finisco per dire le cose, quindi sensibilizzazione delle famiglie, dei docenti, degli studenti. Cosa non fare? Ecco, quali sono gli ostacoli maggiori che noi troviamo e che potremmo dire non riguardano solo il mobility management? La burocrazia. La burocrazia è tremenda. Io ieri dovevo andare a firmare un contratto all'università per una prestazione in un master fatta un anno e più fa, e naturalmente la persona che mi ha dato l'appuntamento si è sentata all'ultimo momento e nessuno sapeva come andare a trovare questo contratto, perché il posto di lavoro molto spesso nella burocrazia italiana è inteso come proprietà privata della persona, quando invece dovrebbe essere una funzione civile, diciamo, della cittadinanza. Insomma, questa è una delle tante cose. La burocrazia è micidiale. L'altra cosa è il lobbismo. Ci sono centri di interesse, immaginate se noi dicessimo costantemente dobbiamo andare a piedi, adesso faccio un volo pindarico, andiamo a piedi eccetera,
E le sette sorelle non sarebbero contentissime. Adesso dico le sette sorelle tanto per tirar fuori un mito, diciamo così, della storia del Novecento, insomma, non sarebbero contenti anche le case automobilistiche. Giustamente prima è stato citato, ci sono queste macchine a 150 euro puoi fare, così quando vedo io una Golf Turbo che ha 15 anni, ci vado normalmente, cerco di non avere incidenti eccetera, ma quando vedo queste macchine che mi sfrecciano davanti con a 180 all'ora, nonostante il safety tutor eccetera, mi dico chi è che controlla in questo paese, perché il problema è proprio del controllo, perché le lobby sono più forti dei controlli, lo sappiamo. L'ultima cosa, e qua termino, è dobbiamo evitare quello che è uno sport nazionale e che probabilmente anche Papa Francesco prima in qualche modo, se è vero che abbia messo quel cartello, cioè il benaltrismo. In Italia quando si fa un qualche cosa, per esempio anche il mobility management, io sento sempre dire ben altro c'è da fare, il risultato è la paralisi. E appunto al benaltrismo noi dobbiamo sempre opporre, nonostante. Io questo dico perché è un impegno civile proprio, prima ancora che politico, in politico in senso aristotelico, cioè che riguarda la polis, nonostante la burocrazia, il lobbismo, che ne so, le iettature che ci possono mandare, il voodoo che ci possono fare, dobbiamo andare avanti, perché il futuro dei nostri giovani non dipende semplicemente da frasi retoriche, ma dall'impegno quotidiano che ognuno mette in noi per migliorare anche di un centimetro questo paese un po' sgangherato. Grazie. Grazie al professor Rusconi. A lui chiedo come si declina in ambito universitario l'attività del mobility manager. Allora, intanto buongiorno a tutti, questo funziona, sì. Sì. Intanto che si apre la presentazione, io ho coniugato il mobility management universitario più che nell'area romana, dove le iniziative sono tante, poi ho qua in prima fila il collega Andrea Pasotto, che è su Roma e decisamente più esperto di me, su il ruolo che una università romana può dare come contributo all'interno del grande mondo della mobilità sostenibile. Io sono, diciamo, un delegato del rettore, quindi non ho questi grandi poteri, ma ho un grande potere che è quello di fare tutte le mie iniziative in collaborazione con l'architetto Angelelli, che è nascosto qui in sesta fila, che coordina l'organizzazione dei mobility manager universitaria nazionale. Questo fa sì che molte iniziative che vengano fatte a livello locale di una singola università hanno poi questa cassa di risonanza del coordinamento dei mobility manager universitari, e quindi le best practice, quelle che funzionano meglio, vengono, come dire, estese a tutte le altre università che lo possono fare. In quest'ottica io vi presento le tre iniziative principali che abbiamo portato avanti negli ultimi tempi, diciamo, tralascio quelle degli anni scorsi, i vari bike sharing, e-bike, eccetera, eccetera. Venendo un pochino più vicino, noi solamente un anno fa abbiamo inaugurato, alla scorsa settimana della mobilità sostenibile, un car sharing di Ateneo. Ci c'era bisogno di un car sharing di Ateneo? No, lo facciamo come progetto, come esperimento per capire che cosa succede. Allora, il car sharing è un sistema non nuovo. È chiaro che un car sharing nazionale, come potrebbe essere i vari Car2Go, i vari Enjoy, hanno comunque diverse prospettive, diversi obiettivi. Allora, intanto noi abbiamo fatto un car sharing limitato, quindi i soli clienti che possono utilizzarlo sono i 30.000 studenti di Roma 3 e i 2.000 fra professori e dipendenti dell'università. Quindi è una piccola flotta per una piccola comunità, che però riguarda una zona abbastanza estesa di Roma Sud. E questo car sharing, che adesso sta già alla terza fase, qui c'è la foto dell'inaugurazione di un anno fa, in realtà ha avuto diversi aspetti che sono abbastanza topici. Non so, ad esempio quello delle installazioni delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici è un tema che da solo meriterebbe un convegno, perché è chiaro che dietro ci sta tanta dietrologia ma anche tanti problemi. A oggi a Roma 3 abbiamo una sola colonnina a 22 kW che funziona, perché le colonnine misteriosamente funzionano e non funzionano. La flotta, dicevo, è di 20 Twizy e di 10 Zoe. Le Twizy sono dei veicoli a due posti, molto gradite dagli studenti, e invece la Zoe è una classica macchina a 5 posti.
Anche questo per capire che cosa serve, perché poi alla fine la differenza di prezzo è di 3 centesimi, non credo che sia quella. Noi abbiamo fatto naturalmente uno studio ex ante, adesso stiamo facendo i vari studi ex post e stiamo cercando di capire che cosa piace e che cosa non piace. La vera sfida di questo progetto è acchiappare gli studenti che il 1 ottobre, anzi il 2 ottobre, lunedì, cominceranno le lezioni e prima che prendano altre abitudini, il motorino, la bicicletta, ma anche la metro, ma anche l'autobus, il treno, la macchina o quello che è, cerchiamo di abituarli ad utilizzare i nostri sistemi. Noi siamo un'università che fortunatamente si snoda lungo la rete metropolitana di Roma, quindi quasi tutte le sedi sono ben servite dalla metropolitana e se c'è qualcuno che si attacca al fatto che lui a ora di pranzo deve andare a trovare la zia in palestra o fare altre attività dove la metropolitana non riesce a servire, eccolo, diciamo, smentito sull'uso obbligatorio della macchina dal fatto che può disporre di un sistema che a 20 centesimi al minuto o a 23 per la macchina grande può utilizzare. I parcheggi sono proprio dentro le facoltà, per ora ci sono 4 facoltà che sono dotate di questi parcheggi e sono lettere, giurisprudenza, ingegneria e economia, quindi abbiamo proprio variegato il più possibile. Qui in rosso c'è la nuova tariffa overnight che serve per svuotare i parcheggi durante la notte, quindi dalle 7 di sera alle 9 della mattina, 15 euro, prendi la macchina, ci vai dove vuoi, fai tutto quello che ti serve. Questa è l'app, questi sono i parcheggi. E il progetto, non vi nascondo, nasce fra mille difficoltà, anche perché diciamo, noi l'abbiamo fatto con Enel e sinceramente né noi né Enel facevamo già questo lavoro, quindi oltre al progetto che è un po' innovativo, anche i gestori sono abbastanza innovativi. Un'altra cosa invece molto utile che stiamo facendo insieme a Moovit, insieme a, naturalmente anche all'Agenzia della Mobilità che è sempre grande partner di tutte queste iniziative, è il carpooling fatto non riservato agli studenti ma fatto con gli studenti insieme a tutti gli altri. Quindi Roma 3 offre il suo bacino di utenza ha un'iniziativa che se non la facesse Moovit probabilmente avrebbe molto poco peso, ma essendo Moovit questa grande gigante delle app per il trasporto pubblico, insomma la più diffusa in ambito italiano, parte da una platea di 2 milioni circa di utenti italiani che la usano. Sono utenti del trasporto pubblico e quindi qualcuno potrebbe storcere il naso dicendo ma come, voi portate via la gente dal trasporto pubblico per portarla sul carpooling? In realtà tutto fa brodo, nel senso che il carpooling è uno di quei servizi che più ce n'è e più si usa e quindi se sacrifichiamo anche qualche utente del trasporto pubblico viene bene comunque. Qui abbiamo fatto un'indagine sempre ex ante, adesso ci organizzeremo per vedere dopo un anno, ancora è presto perché siamo ancora nel cosiddetto regime transitorio, però diciamo che la disponibilità a utilizzare il carpooling e quindi a condividere auto e percorsi è abbastanza, diciamo, almeno sulla carta, elevata. E vado velocemente oltre perché in realtà quello che mi interessa poi è come dire, mettere tutte queste iniziative in una sorta di quadro generale. E, come ho detto qualche giorno fa ad un convegno, in realtà Maccanico è morto Rodotà. Quelli che sono rimasti, che sanno fare le leggi, sono pochi e sono anziani. Le nuove leggi non sempre sono fatte bene. Su questo tema c'è una confusione non a livello italiano, ma a livello mondiale enorme. Probabilmente ristabilire alcuni principi base di ciò che è buono e ciò che è cattivo, se non altro tirare una riga in mezzo alla lavagna e cominciare a separare le cose su una parte o l'altra della lavagna, sarebbe una cosa utile. È quello che noi abbiamo provato partendo addirittura dagli anni 40, quando in realtà già alla fine della guerra negli Stati Uniti il ride sharing era considerato una politica buona. È chiaro che tutto questo ha un'evoluzione che arrivando ai giorni nostri passa attraverso i giganti del digitale, quindi è chiaro che il ride sharing quando non c'erano Google, Apple, Amazon era tutta un'altra cosa. Oggi siamo in presenza di alcuni che combattono la battaglia con la fionda e altri che hanno la bomba atomica, quindi
la battaglia andrebbe, come dire, un pochino normata, se non a livello mondiale, almeno a livello locale. L'Europa naturalmente viaggia nella maniera più scompagnata possibile, quindi in realtà mette tutto insieme, quando invece sappiamo benissimo che fra i diversi tipi di carpooling e di ride sharing le differenze sono enormi. Tant'è vero che nell'ultima riga si vede come in una colonna ci siano i sistemi della San Francisco Bay Area, gestiti prevalentemente dalla BART, che è la più grande azienda di trasporto pubblico, secondo me, del mondo per come è organizzata. BlaBlaCar fra i sistemi di static carpooling, Moovit fra i sistemi di real time sempre di carpooling, e quando entriamo nel mondo del ride sharing entriamo nel mondo di Uber, e quindi lì si comincia a parlare di miliardi di dollari, il sistema viene decisamente cambiato. E noi facciamo anche in questo paper un tentativo di, come dire, stabilire quali sono i principi base da salvaguardare, naturalmente nel tentativo di come dire, non buttare l'acqua sporca insieme al bambino dentro il piatto della mobilità sostenibile sporca, ecco. Non sto qui adesso a diffondere perché non è la sede, invece quello che mi farebbe piacere è entrare nel merito di alcuni problemi specifici. Uno dei temi più specifici del car sharing è il parcheggio. Se io avessi 100 posti riservati alla stazione Termini, a Trastevere, a Piazza del Popolo, a Piazza Venezia, insomma in quei 10 punti chiave di Roma, dove so benissimo che non solo non ci si arriva, ma una volta che ci arrivi non sai nemmeno dove parcheggiare, il car sharing sarebbe usato 100 volte di più, a scapito forse anche di qualche mezzo di trasporto pubblico, ma sicuramente di tanti motorini e soprattutto di tante automobili, eccetera. E quindi abbiamo provato a fare questo lavoro, in cui naturalmente non entro nel merito, ma alla fine lascio riferimenti per chi vuole approfondire, di risolvere il problema attraverso l'applicazione di un problema di programmazione lineare, in cui queste sono le formule per l'esalto. Vi faccio vedere solamente l'applicazione. Abbiamo preso tutte le zone di Roma dove c'è una domanda elevata di car sharing e abbiamo, come dire, selezionato una serie di parcheggi su strada in cui l'amministrazione pubblica, la Regione Lazio, il Comune di Roma, chi vuole, anche le società stesse, potrebbero fare, non so, delle occupazioni di suolo pubblico permanente, prendersi degli stalli e destinarli al car sharing. E naturalmente le zone, come vedete, sono sparse un po' in tutta Roma, ma naturalmente molto concentrate al centro, e l'uso del car sharing potrebbe diventare veramente una fionda. Queste sono le pubblicazioni che sono state svolte sui diversi temi, per chi le volesse consultare naturalmente sono disponibili. Questo è il lavoro che stiamo portando avanti a Roma 3, naturalmente disponibile a qualsiasi tipo di collaborazione su questi temi. Grazie. Grazie al professor Carresi. Volevo dire che a proposito del discorso dei parcheggi, proprio lunedì durante un convegno all'Arancera di San Sisto, insomma, il primo giorno della settimana della mobilità sostenibile, un rappresentante di Enjoy, insomma, chiedeva proprio all'amministrazione comunale di aumentare di almeno 100-120 stalli dedicati al car sharing a flusso libero, perché quello sarebbe, insomma, un importante per lo sviluppo del servizio. Beh, c'è anche il Comune di Roma che ha già degli stalli dedicati, sì, assolutamente. Diciamo, non è diverso da tutto il resto del mondo. Stesse cose succedono a Los Angeles, a New York, certo, a Amsterdam e a Parigi. Quindi. Per dire che è un elemento fondamentale per lo sviluppo, insomma, di questo tipo di servizio, come diceva lei. Grazie. Passo velocemente la parola all'architetto Martellato per la presentazione e la pubblicazione Sharing Mobility Management. La pubblicazione che è oggetto della giornata, che verrà pubblicata alla fine del mese di ottobre nella sua interezza e che potrete trovare disponibile online. Volevo solo esporre due riflessioni dagli interventi precedenti, una principalmente, ed è quella che evidenzio anche all'interno della pubblicazione, quanto sia difficile il lavoro nel mobility management, poiché si ha a che fare con un sistema che non è predisposto per una è infrastrutturato per scelte di mobilità che non siano esclusivamente di utilizzo del mezzo motorizzato individuale. Poiché tutto il sistema è conformato
in questa direzione, è difficile attuare convenzioni, è difficile immaginare parcheggi per la mobilità condivisa, è difficile un po' tutto, perché il sistema non è predisposto, questo sistema non è predisposto e non pone al centro la persona. Il mobility manager si occupa dei bisogni di mobilità della persona. Questo lo dico a premessa perché riprende un po' la fila del discorso. Cominciare a mettere su carta le idee della rete dei mobility manager, un gruppo informale che si è costituito da qualche anno per prendere dal basso le necessità, condividere proposte, proporre idee, soluzioni, ma anche evidenziare le criticità di una città che non è facile da vivere per quanto riguarda la mobilità e i trasporti. Abbiamo pensato di immaginare com'era la mobilità, anziché scrivere tante parole, abbiamo pensato di andare a vedere com'era Roma nei tempi passati e come ci si muoveva e com'è oggi. E abbiamo fatto questo confronto tra alcune foto dell'archivio dell'ATAC e che sono state riproposte nello scenario attuale. Io vi invito ad osservarle, riconoscete situazioni comuni, luoghi conosciuti. Questi paesaggi di mobilità, quello che a me hanno fatto, io non pensavo all'inizio di questa piccola ricerca di trovare una cosa che è evidente, che nella città sembra che sia sparita la persona, cioè la persona non è parte del paesaggio di mobilità urbana, ha perso la centralità. Ed è quella che dobbiamo recuperare. Il mobility manager ha sotto mano, conosce il personale, i dipendenti e le proprie esigenze, acquisisce mano a mano naturalmente queste conoscenze, quindi è in grado di veicolare all'amministrazione per il tramite del coordinamento del mobility di area queste istanze, ma può allo stesso tempo formulare delle proposte condivise sulla base di un bacino di utenza più grande, perché il singolo mobility manager di un ente, di un'azienda, di una scuola con un certo numero di dipendenti o studenti rappresenta un gruppo piccolo. Più scuole rappresentano un gruppo grande di studenti, dipendenti che si muovono all'interno della città e quindi raccoglie e razionalizza queste istanze da trasferire al mobility manager di area. Questa prima pubblicazione delinea quelli che sono, è divisa in tre parti. La prima descrive che cos'è il mobility management e il suo impatto territoriale, ci descrive la figura del contesto, la normativa, gli indirizzi, citando le buone pratiche europee. Ed espone i risultati di un'indagine che abbiamo cominciato a fare per costituire quella che è la nostra carta d'identità. Con un piccolo questionario, 10 brevi domande, abbiamo cominciato a dire chi è mobility manager, di cosa, e quali sono le sedi, quanti dipendenti, quali le iniziative attivate, quali le criticità riscontrate e quali le necessità di cui sente, anche se magari non manifestate e razionalizzate in proposte concrete, però intanto cominciarle a vedere, mettere su mappa dove si trovano le sedi di questi enti, di queste aziende e anche dell'università. La seconda parte è sull'argomento che riguarda i giovani, è il mobility management scolastico e l'aspetto della salute. La terza parte riguarda gli strumenti per il mobility management. In questa pubblicazione un ruolo molto rilevante lo ha assunto proprio la comunicazione, perché oltre che acquisire dei dati, il mobility manager nel tempo si è reso conto che ha un ruolo di facilitatore e deve essere in grado di comunicare queste possibilità di scelte alternative di mobilità ai propri dipendenti. Allo stesso tempo parte della comunicazione è anche
come la ricerca di un linguaggio comune. Diciamo, riprendendo i risultati del questionario, evidenzio solo diciamo, le due istanze fondamentali. Il fatto che i mobility manager si trovi spesso volte limitato nella propria azione, poiché la propria figura, il proprio ruolo non è riconosciuto. Non è riconosciuto di una titolarità, non vi è un processo o una procedura magari messa in qualità, no? Che passo passo riconosca che all'iniziativa proposta sia dato seguito, oppure non sia dato seguito per una certa ragione e quindi possa essere programmata. Quindi questo è uno degli aspetti che è stato evidenziato, assieme chiaramente a un elemento fondamentale che è quella della disponibilità delle risorse. Quindi è auspicabile uno sviluppo normativo e anche l'assegnazione di risorse che abbiano ovviamente un monitoraggio in base agli effetti prodotti dalle alternative di mobilità che vengono scelte. Vi dicevo prima della necessità della comunicazione, cercando di fare un po' di ordine tra tutte queste parole da cui veniamo investiti nel nostro ruolo di mobility manager e magari con una formazione non omogenea, no? E provenienza non omogenea, forma mentis non omogenea, siamo investiti da una serie di parole, di input. Sappiamo sì che bisogna inquinare meno, sì che bisogna che cerchiamo la qualità della vita, sì che dobbiamo rappresentare anche l'immagine dell'ente, però è necessario cominciare a dare ordine a tutte queste cose e forse anche priorità. E un punto di partenza è anche quello di comunicare chiaramente. In questa pubblicazione sarà presente anche un primo glossario per i mobility manager, per cui la mobilità sostenibile, ci sono tutte queste parole. Sì, questa parola cosa significa? Perché per un tecnico è chiarissimo cos'è ride sharing, forse per un non tecnico può lasciare qualche dubbio. Quindi passare da una grande confusione di parole a simboli chiari e certi che vengono utilizzati anche tramite le pagine web e possono essere presi nel momento in cui il mobility manager comunica ai dipendenti le disponibilità, le possibilità che ci sono. Faccio un esempio, c'è una promozione sul car sharing, oppure è possibile utilizzare dei veicoli elettrici o avere determinate convenzioni per il trasporto pubblico? Si comunica cominciando a mettere l'immagine chiara che fa capire al dipendente, allo studente, al genitore di cosa stiamo parlando. Questo è un processo che contribuisce alla formazione di questa cultura della mobilità sostenibile. Vi faccio vedere in basso a destra la difficoltà di rappresentare mobility manager. Non riuscivamo a capire come sintetizzarlo in un'unica immagine. Una volta avevamo cercato di fare la testa che pensa, il fumetto. È difficilissimo esprimere una persona che si occupa di più cose allo stesso tempo e le deve comunicare agli altri. Quindi questa immagine rappresenta la nostra difficoltà. Riassumendo, ribadisco, è necessario un ruolo più attivo e partecipato del mobility manager a tutti i livelli, deve essere riconosciuta dentro le amministrazioni, qualificato e formato, ma essere riconosciuto anche fuori, quindi può portare le proprie osservazioni alla sede di discussione della pianificazione, ne parlava prima l'assessore Montanari. Le azioni devono essere finanziate, internamente o esternamente che siano, lo dimostrano i progetti europei che sono riusciti. Abbiamo parlato di Friburgo, a Friburgo l'ospedale è riuscito ad abbattere a limitare il numero di parcheggi ed espandere i propri edifici, ma con una politica che ha visto un gruppo di lavoro con i dipendenti, un tavolo in cui c'erano i dipendenti che hanno guidato le scelte e le strategie di mobilità sostenibile assieme all'amministrazione, assieme al gestore del trasporto pubblico, insieme all'amministrazione e chiaramente con il finanziamento e monitorando costantemente nel tempo i benefici acquisiti. Infine
come ribadisco, la necessità che si integri la propria attività in un sistema di mobilità sostenibile, quindi la pianificazione e l'integrazione delle figure che rappresentano qualcosa nel sistema di mobilità sostenibile. Infine, un ruolo alle reti, perché al di là di quella che è la previsione normativa, essere in rete tra i mobility manager delle agenzie ambientali, così come molti enti qui possono avere più sede in Italia, non è riferirsi solo ai mobility manager d'area della città in cui si lavora, ma è lavorare su più piani, in varie città, e quindi è necessario avere un unico linguaggio condiviso, un unico sistema per acquisire i dati, un sistema omogeneo quantomeno che consenta di confrontare i benefici delle scelte di mobilità sostenibile tra le diverse città e tra i diversi enti. L'agenzia è Mobility Manager d'area per Roma e supporta l'attività dei Mobility Manager aziendali. L'architetto Martellato metteva in evidenza proprio le difficoltà di svolgere la funzione di Mobility Manager, quindi chiedo al dottor Pasotto quali sono invece le buone prassi e soprattutto, guardando al futuro, i programmi e i finanziamenti per la città e l'area metropolitana di Roma. Allora, buongiorno a tutti. Ci troviamo in una situazione difficilissima perché abbiamo soltanto un quarto d'ora e dentro di me vorrei parlare almeno mezz'ora, almeno 40 minuti. Invece faremo una cosa ancora più complicata perché in 20 minuti parleremo in 3, quindi ci mettiamo in una situazione veramente complicata. Avrei voluto introdurre questo intervento facendo una breve panoramica dei temi trattati nelle prime due giornate della settimana europea della mobilità, perché al convegno dell'Arancione di San Sisto sono state trattate numerose questioni, però ovviamente il tempo stringe e vi do soltanto un paio di flash. Ne do uno solo, che abbiamo lanciato il piano della capitolino della mobilità elettrica, che prevede una serie di percorsi progettuali, sostanzialmente identifica dei luoghi in cui Roma ha necessità di avere dei punti di ricarica. Il piano è integrato con un regolamento che definisce le modalità per poter liberamente fare richiesta di installazione di colonie di ricarica. Quindi ci siamo aperti, ancora no, perché diciamo, il piano non è stato definitivamente approvato, però la parte progettuale è completa e il percorso approvativo sostanzialmente è arrivato alla sua conclusione. Poi volevo rapidamente parte ringraziare l'architetta Martellato e l'organizzazione del convegno, perché devo dire che l'evento in Ispra è sempre stimolante, perché rispetto ad altri convegni obiettivamente si sono stati trattati temi da angolature decisamente stimolanti e infatti non a caso al termine di un paio di interventi ho catturato i relatori. Vi dico che per esempio questo interessantissimo manuale di come percorrere itinerari in città, sviluppato, diciamo che è stato raccontato dal professor Lenzi, avevo già detto che lo metteremo sul sito, cerchiamo di divulgarlo tramite voi, quindi poi vi chiedo come al solito, come mobility manager attivi, di promuovere questa iniziativa. Analogamente quest'altro link web di cui parlava il professor Rusconi mi sembra veramente interessante, quindi proviamo a collaborare in maniera bidirezionale anche su questa tematica, cioè i ragazzi che producono informazioni. Allora, la nostra breve chiacchierata sarà divisa in tre parti. Io vi parlerò di quelle che sono le novità per il mobility management aziendale, l'architetta Casamonti vi racconterà nello specifico il tema del mobility management scolastico e la professoressa Sorrese, che è il mobility manager scolastico dell'Istituto Maiorana, racconterà la sua esperienza, tutto in ormai 15 minuti. 14 minuti, esatto. Ansia. Quindi manderò avanti le slide e parlerò senza interruzione. Il messaggio che vi volevo mandare è che siamo arrivati a 320.000 dipendenti,
e della nostra rete. Rete, scusate, c'è sempre il solito gioco di parole, qual è la rete, comunque diciamo l'insieme dei mobili manager gestiti da Roma Capitale sono 220 aziendali e circa 21 scolastici. Per fortuna sta crescendo la quantità di mobili manager scolastici e ora con il professor Rusconi cercheremo di organizzare un evento, lui non lo sa però glielo proporremo, un evento con i presidi. Il trend è in continua crescita. Non vi racconto cosa facciamo perché lo sapete, vi do subito una buona notizia, di 3 giorni fa il Dipartimento Mobilità ha stanziato altri 250.000 euro per continuare la fantastica avventura del finanziamento degli incentivi Metrebus, quindi abbiamo dal famoso 1,5 milioni stanziato nel 2015, ad oggi il residuo, che così come ci dice la dottoressa Rossi è di 90.000 euro, che si somma ai 250, arriviamo a 340.000 euro, con i quali arriveremo, immagino, penso almeno senz'altro a fine di quest'anno. Quest'altra slide rappresenta quanto siete proattivi. Da un numero di mobili manager che nel 2010 faceva il piano mobilità aziendale, cioè prossimo quasi allo zero, siamo arrivati al 60% dei mobili manager che producono un loro piano in maniera disarticolata, ma questo è un altro tema. E questo significa che, se facendo vuoto per pieno, sono 320.000 dipendenti, noi siamo in grado di avere una foto, anche se non omogenea, della mobilità di queste, del 60% di queste persone. Do un numero indicativo e questo ci fa molto piacere. E soldi. Allora, vi do subito la brutta notizia, siamo arrivati 61esimi nella graduatoria del fondo del collegato ambientale. Questo significa che non aderiremo a questo primo blocco di finanziamento. Questo ci dispiace molto, perché era un progetto, oltre che ben finanziato, era molto interessante. Però sembra che il Ministero dell'Ambiente stanzierà altri 25 milioni di euro a breve per coprire un lotto di progetti e noi con molta probabilità rientreremo in questa iniziativa, in questa ondata di finanziamento. Però questo significa che i nostri progetti slittano almeno di un anno. Invece questi elencati sono finanziati. I soldi sono in cassa del Comune, il Comune deve solo fare l'incarico a Roma Capitale e quindi sostanzialmente vado per macro voci, sono per il mobile manager circa 1,5 milioni e finalmente svilupperemo questa famosa piattaforma, spero, finalizzata a, tornando al discorso di prima, a rendere omogenei i piani di mobilità aziendale, dando quindi uno strumento gratuito, utile per tutti, dove il singolo dipendente compila il suo questionario, il questionario diventa un dato aggregato per i mobili manager, diventa un dato per la città, uno strumento di pianificazione e anche uno strumento di monitoraggio dell'interesse, cioè rispetto a alcune iniziative. Avremo il finanziamento di interventi sulla ciclabilità. Con questo finanziamento e parallelamente ci sono 18 milioni di euro per gli hub multimodali, che sono dei luoghi dove la città vorrà realizzare le piattaforme di sharing mobility, sempre per riprendere il filone del discorso, e in queste piattaforme si realizzeranno appunto postazioni di sharing e è la cosa che la città aspetta da milioni di anni, è finalmente dei luoghi dove poter lasciare le biciclette e ritrovarle, quindi delle strutture prefabbricate, che non vi posso far vedere il rendering, che verranno collocate in 35 nodi importanti della città, presso i quali con la Metrobus si potrà lasciare la bicicletta e, ripeto, con molta probabilità anche di trovarla. Sul lavoro agile, qui abbiamo, non mi ricordo il numero, mi sembra 200.000 euro di cofinanziamento per realizzare progetti di smart working nella modalità che abbiamo sempre pensato, poi adesso vediamo se il Dipartimento la concorderà o meno. L'idea è quella di realizzare degli spazi di postazioni condivise fra più aziende, quindi vi pregherei quanto prima di tanto contattarci per segnalare l'interesse di aziende per attivare delle postazioni di smart working, possibilmente anche in condivisione con altre realtà.
Comunicazione e valutazione, qui non approfondisco, ma sostanzialmente l'idea è realizzare gli strumenti di comunicazione essenzialmente per il mobility manager scolastico, di autoformazione per i professori, di strumenti didattici di facile divulgazione. Questo è uno schema di prodotto che ci immaginiamo, molto simile a quello che ci è stato proposto da una società specializzata con la quale abbiamo fatto già alcune applicazioni per una prima Maiorana e altre in altre scuole. Questo lo salto perché non abbiamo tempo, vi dico soltanto due flash. Con la Presidenza del Consiglio dei Ministri stiamo per organizzare a breve un convegno tematico, lo faremo ad ottobre, sullo smart working, e quindi lì faremo un focus. E invece con la città metropolitana vogliamo provare a testare la nostra piattaforma costruita in casa in attesa di avere adeguati finanziamenti per provare a realizzare questo progetto di cui parlo ormai da anni, della modulistica integrata del questionario per i dipendenti. ho diritto a altri 2 secondi, mi ha fatto perdere tempo. Alternanza scuola-lavoro, entriamo finalmente sull'argomento, vedo che l'architetto Casamonti freme per parlare del tema. Come sapete, il decreto Buona Scuola ci ha aperto la strada, senza saperlo, verso la mobilità sostenibile nelle scuole, perché imponendo questi percorsi di alternanza scuola-lavoro, non sempre così efficaci, noi siamo entrati a gamba tesa e stiamo provando a forzare nelle scuole l'introduzione della mobilità sostenibile. E quindi quello che vogliamo, quello che stiamo facendo, che adesso vi raccontiamo, è progetti di mobility management per la propria scuola. Vorremmo spingere le scuole anche a fare un gemellaggio con le scuole di livello inferiore, quindi i ragazzi fanno dei progetti per le scuole elementari e medie. Vorremmo che voi mobility manager aziendali alzaste la mano chiedendo l'aiuto dei ragazzi per fare dei progetti dentro le aziende, e ultimo, ancora più interessante, se le aziende potessero chiedere ai ragazzi di fare i progetti di alternanza scuola-lavoro dentro l'azienda, non necessariamente nella mobilità sostenibile. Per fare questo il percorso teorico è l'iscrizione nel registro delle imprese, ma non è necessario, noi stiamo facendo degli accordi face to face. Domani pomeriggio, se siete interessati, faremo un incontro presso il municipio 12, dove che il municipio chiamerà tutte le scuole di Monteverde e lì entriamo nello specifico con le scuole. Lascio la parola all'architetta Casamonti, se abbiamo un secondo. Entro nel merito di quello che abbiamo fatto con le scuole, sabotata da Pasotto. Ci siamo? Ok. Questo è il gruppo di lavoro con cui abbiamo iniziato al liceo Maiorana, e devo dire che all'inizio i ragazzi erano un po'. Erano attratti da questo progetto, ma sì, non sapevano bene cosa li aspettava, e si sono lamentati perché li abbiamo fatti anche lavorare molto, ma devo dire che abbiamo avuto grandi risultati, perché si sono poi appassionati alla mobilità sostenibile, a questo progetto. Allora, che cosa abbiamo fatto, se mi vai avanti? La prima cosa fondamentale che si fa all'interno di un... aspettate, voglio trovare l'immagine per la geolocalizzazione. No, vabbè, vi racconto su questa slide. Allora, che cosa succede? La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di prendere gli indirizzi degli studenti e geolocalizzarli sulla mappa. Ci siamo aiutati con questo programma che di Movege. Ah sì, però poi insomma, sì, abbiamo però, fatto... Noi però abbiamo dovuto modificare il registro elettronico, perché a scuola abbiamo una base dati con tutte le informazioni, e quindi abbiamo fatto fare una modifica al nostro registro per tirare fuori queste informazioni poi da passare. Sì, in formato anonimo, perché esatto, comunque per un discorso di privacy. Abbiamo geolocalizzato quindi i ragazzi, e nel momento in cui li abbiamo geolocalizzati ci siamo subito resi conto qual era il bacino d'utenza, e come potete vedere il bacino d'utenza che una scuola ha è enorme, perché la scuola ha sulla leggenda si vede l'iconcina nera della scuola, e si può vedere che praticamente le distanze sono enormi. Quindi abbiamo suddiviso le varie aree e cercato di far capire ai ragazzi che nelle vicinanze della scuola si poteva venire a piedi o utilizzare la bicicletta, man mano che ci si allontana utilizzare il carpooling e i mezzi pubblici.
Fatto questo, sì, praticamente è partito questo progetto che si chiama Muoviti Furbo. Abbiamo fatto fare ai ragazzi un questionario che chiedeva loro se volevano utilizzare la bicicletta, se non utilizzavano la bicicletta per quale motivo non la utilizzavano, per quale motivo non utilizzavano il carpooling. Quindi sono usciti tantissimi grafici interessanti che ci hanno fatto capire, è finito, ci hanno... Ok, perfetto, perfetto. Che ci fanno capire qual è il pensiero reale degli studenti, ma anche dei genitori che frequentano la scuola. La cosa interessante è stata quella di farli fare una sorta di vero progetto urbanistico, perché loro sono andati sul territorio, hanno iniziato a analizzare quella che è la mobilità sul territorio, quindi gli autobus, hanno iniziato a capire dove erano le piste ciclabili, dove c'erano dei punti scarichi durante le ore del mattino e dell'uscita per fare delle postazioni carpooling. E da questa analisi pian piano i ragazzi si sono ripresi il territorio. È stato fondamentale dir loro di non lamentarsi, ma a cercare di avere un approccio positivo, e quindi hanno iniziato a studiare il territorio e man mano abbiamo portato una carta del quartiere, man mano hanno iniziato a ridisegnare le ciclabili, cosa da non sottovalutare che all'inizio abbiamo fatto loro 7 ore di mini corso con architetti, ingegneri, c'è stata la presenza anche del progetto Pasta, che è legato al benessere anche della ciclabilità, non soltanto a un discorso di mobilità sostenibile, in cui sono stati dati loro delle guide su come poter, non diciamo progettare perché i ragazzi non si sono sostituiti né a progettisti o comunque a tecnici, ma hanno fatto uno studio di fattibilità per poter capire come ricucire il territorio. Questo è un esempio di ciclabilità che hanno fatto. Vicino all'Istituto Maiorana c'è questo parco molto grande e ci siamo resi conto che, passando attraverso gli spazi verdi che molte volte sono abbandonati, c'era la possibilità di ricucire 3 quartieri che sono Vitinia, Torrino, Mezzocammino, ok. Vitinia. Tra l'altro sono emersi in questo quartiere tantissimi problemi legati anche agli spostamenti degli autobus, ci sono dei ragazzi che impiegano anche più di un'ora per arrivare da un punto all'altro della scuola, e attraverso l'assessore Drago, che è del municipio IX, stiamo avviando questo processo per cambiare queste linee. Infatti una linea già è stata modificata con grande successo. La cosa interessante è stata quella poi di portare i ragazzi all'interno dell'amministrazione, quindi è stato fatto loro, e si può vedere in questo piccolo filmato, hanno parlato al municipio e hanno esposto tutto il progetto legato sia al carpooling che alle piste ciclabili, quindi l'analisi del territorio, gli interventi che si vorrebbero fare, cercando di capire anche a livello di budget economico quali sono le cose su cui si può intervenire subito, quelle su cui si può intervenire a lunga scala. E è stato interessante perché i ragazzi si sono resi conto ad esempio con il progetto di come può cambiare il territorio in modo programmatico, e molti di cui si sono avvicinati anche al discorso dell'andare a piedi, delle piste ciclabili, e sono stati molto, molto contenti sia loro che i genitori. Cosa serve, cosa non funziona, ed è arrivato a fare proposte, fermate nuove, noi ogni progetto di alternanza scuola-lavoro facciamo delle schede dove chiediamo di scrivere quello che hanno fatto, il materiale utilizzato, poi le osservazioni personali, e questo è un ritorno per noi, per capire se siamo riusciti a passare il messaggio. Allora, posso leggervi brevemente questo pensiero di questa ragazza che partecipa al progetto. Allora, dice: il progetto Muoviti Furbo è stato uno stimolo per avvicinarci alla mobilità sostenibile. Personalmente mi ha fatto riflettere molto sul concetto di inquinamento in un ambiente quotidiano. Non si parla infatti di
effetto serra o smog in generale, ma di quanti chilogrammi di CO2 le automobili e i nostri genitori disperdono nell'aria per accompagnarci ogni giorno a scuola. Da quell'idea di ridurre il traffico e l'inquinamento attraverso l'uso di bici e passaggi in macchina. Inoltre questa attività mi ha permesso di riscoprire i luoghi della quotidianità della mia quotidianità, come le aree verde o parchi attrezzati del mio quartiere. Nello specifico, infatti, occupandomi della progettazione della pista ciclabile, mi sono addentrata nelle aree verdi, trovando strade battute e seminiutilizzate. Insomma, credo che questo progetto di alternanza scuola-lavoro sia stato utile a noi studenti per avvicinarci approfonditamente a quello che è il problema del traffico e inquinamento ai nostri quartieri. Tuttavia, penso che anche il nostro apporto sia stato d'aiuto. La nostra creatività e le nostre idee sono associate a soluzioni abbastanza realizzabili. Confido nel poter vedere un giorno la nostra pista ciclabile e poter dire quel progetto ho lavorato anch'io. Quindi questo è per sottolineare anche la valenza educativa del progetto. Si può fare comunque educazione ambientale, educazione alla mobilità sostenibile con dei progetti concreti dove i ragazzi partecipano. In più di solito ogni ragazzo espone la sua esperienza alla classe. Quindi questi erano 30 ragazzi, erano 3 ragazzi per ogni terza. Quindi poi a loro volta parleranno con i loro compagni e sicuramente il messaggio che viene portato da un pari è diverso da quello di un insegnante. Quindi, no, non è partito. Allora, oggi esce la circolare, l'abbiamo presentato ai genitori, abbiamo uno qui presente, e abbiamo presentato questo progetto del carpooling che è stato progettato dai ragazzi. Infatti prima c'era una scheda di iscrizione, una sorta di regolamento che abbiamo creato insieme. E lunedì dovremo incontrarci con le famiglie interessate, quindi sapremo veramente quante persone vogliono partecipare. Ci siamo rivolti soprattutto ai ragazzi del primo anno, perché noi crediamo che questa cosa possa interessare il biennio. Nel triennio i ragazzi tendono più a essere autonomi, quindi preferiscono più avere servizi pubblici per potersi muovere da soli. Abbiamo una sezione, una pagina sul nostro sito dedicata al Mobility Manager con indirizzo mail dove i genitori possono scrivere, e da dopo la presentazione le mail sono aumentate, quindi faremo comunque comunicazione anche però attraverso i rappresentanti dei genitori, perché ogni classe ha 2 rappresentanti dei genitori, quindi cerchiamo un attimino di diffondere non solo tramite la circolare ma anche proprio tramite le famiglie stesse questo incontro. Grazie. E speriamo bene, insomma, poi faremo sapere come andrà. Grazie. Il nono municipio è anche il territorio in cui dovrebbe ripartire il bike sharing comunale, no? Fermo al palo da qualche anno, grazie al progetto finanziato dalla Commissione europea. Esattamente. Salve a tutti, sono Alessandro Drago, assessore del nono municipio alla mobilità, programmi comunitari e Roma Semplice. E sono qui per presentarvi proprio quello che diceva la dottoressa, cioè un progetto che è stato finanziato al 100% dalla Commissione europea. Parliamo del programma di finanziamento Horizon 2020 e parliamo del progetto Elviten. Ovviamente, essendo poco il tempo, io non potrò fare l'intera presentazione che farò oggi invece presso la sede consiliare del municipio 9, che si trova a Piazzale Barenson sulla via Laurentina, e quindi siete invitati, chi di voi ha tempo e interesse, a partecipare. E quindi vi darò, come dire, una breve, tempo permettendo, una breve spiegazione di questo progetto, che è molto importante perché in realtà è operativo. Noi tra circa un anno e probabilmente 2 mesi, perché il progetto inizierà il 1° novembre di quest'anno, durerà 36 mesi, e quindi tra novembre e dicembre 2018 avremo il bike sharing nel nostro municipio. Bike sharing significa che acquisteremo, grazie ai fondi comunitari, 6 e-hub, che sono delle stazioni di ricarica per bici elettriche, che saranno posizionate nelle stazioni e nei posti strategici che individueremo insieme ai cittadini del nono municipio, e 78 bici a pedalata assistita. Questo è sostanzialmente l'obiettivo e il risultato che raggiungeremo attraverso questo progetto. Quindi tra un anno ne avremo in maniera sperimentale, perché ovviamente 78 bici e 6 stazioni di ricarica non possono soddisfare il bisogno di mobilità di bici elettriche di questo municipio, però possono
possono essere un inizio che noi ci auguriamo abbia un seguito anche attraverso protocolli di convenzione, accordi con enti sia pubblici che privati per poter espandere questo progetto su tutto il territorio, inizialmente del nono municipio e poi ovviamente su tutta Roma. Una domanda che sicuramente ci verrebbe posta è perché avete partecipato come nono municipio. Anzitutto noi abbiamo la facoltà, nel senso che possiamo partecipare direttamente a progetti finanziati dalla Commissione Europea come Horizon 2020 laddove non c'è un cofinanziamento pubblico del Comune. E in seconda battuta perché il nostro municipio è un municipio molto grande, voi pensate che noi in questo progetto qui ci sono 6 aree pilota in tutta Europa, le altre sono Berlino, Genova, Bari, Malaga e Tricala. E considerate che Bari ha una dimensione di poco inferiore alla metà del nostro municipio. Il nostro municipio è 183 km quadrati, 2 più del comune di Milano e poco più piccolo di Genova. Quindi in realtà stiamo sperimentando su un'area estremamente di dimensioni grandi rispetto alla media delle città europee. E quindi diciamo il progetto ha una valenza molto importante proprio perché si riferisce a quella che in realtà sarebbe una città poi, perché appunto il nono municipio con 180.000 abitanti e una dimensione del genere è di una diciamo, dimensione media, di città media italiana. Il programma che ha finanziato, io non vi voglio troppo dilungare, ripeto, poi oggi pomeriggio faremo la presentazione intera presso il municipio, il programma di finanziamento è Horizon 2020. Cosa prevede Horizon 2020? Per chi non lo conoscesse è il programma fondamentale, principe della Commissione Europea per la ricerca, la tecnologia e l'innovazione. Quindi stiamo parlando di un progetto che mira a tecnologizzare la mobilità innovandola, sia a livello ambientale sia a livello appunto tecnologico. Horizon 2020 prevede l'analisi e la soluzione di alcune sfide cosiddette sociali, cioè dire molto spesso esperimenti come questo prevedono che oltre a delle barriere tecnologiche e piuttosto che economiche, per far partire un progetto come il bike sharing sia necessario affrontare anche delle sfide cosiddette sociali o culturali. Molto spesso in realtà l'unica barriera non è quella appunto economico-finanziaria, che noi tratteremo in questo progetto, perché uno dei risultati principali sarà quello di individuare un business model che sia capace di rendere sostenibile il progetto alla fine del finanziamento. Questo è un problema grande perché noi abbiamo avuto in passato, nelle passate amministrazioni, dei tentativi di fare bike sharing a Roma, tutti falliti. Tanto è vero che questo programma, questa call a cui abbiamo risposto, è mirata a diffondere questa tipologia di mobilità nelle città del sud Europa, che rispetto a quelle del nord Europa hanno un grosso gap sia nella modalità condivisa, quindi sia nello sharing, che nell'utilizzo dei light vehicle, cioè dei veicoli elettrici leggeri. Quindi lo scopo di questa call a cui noi abbiamo partecipato, devo dire grazie all'impegno della giunta di Innocenti di questo municipio, per chi non conosce il nono municipio, noi siamo nel nono municipio, è il municipio dell'Eure, il municipio del Torrino, di Castellaccio dove si trova il Ministero della Sanità, l'ex provincia e tante altre aziende, ma è anche il municipio del Laurentino 38, di Spinaceto, di una periferia profonda che arriva fino ai confini con Pomezia, quindi Borgo Sorano e Falcognana. È un municipio molto grande dove insistono 3 importanti consolari che sono l'Ardeatina, la Pontina e la Laurentina, c'è la Colombo, quindi ha una grossa importante viabilità. Quindi sostanzialmente noi c'è stato un impegno immediato da parte di questa giunta a partecipare a questa tipologia di progetti. Ci abbiamo partecipato il 1 febbraio, data della scadenza, con un partenariato esteso di ben 21 soggetti europei, tra cui ci sono delle aziende molto importanti che operano nel settore dell'ICT, che operano nel settore industriale relativo alle bici elettriche, ma anche centri di ricerca, ovviamente città pilota, ho detto sono 6. La sfida è quella di poter diffondere in alternativa ai veicoli a combustione veicoli leggeri adatti al trasporto urbano di tipo elettrico, quindi parliamo di bike sharing elettrico, non di bike sharing classico. Il bike sharing elettrico ovviamente presuppone delle necessità che non sono tipiche del bike sharing normale, cioè si parla di biciclette elettriche, quindi come questo, nel caso dello sharing è necessario avere tutta una serie di
di tecnologia a disposizione. Immaginiamo che i problemi principali che si possano trovare nel bike sharing riguardano i parcheggi, riguardano il back office, riguardano l'assistenza, riguardano tutta una serie di aspetti che questo progetto intende trattare. Infatti il bando prevedeva che lo scopo del bando è quello di rendere gli utenti più familiari con i veicoli elettrici, facendogli superare problemi dovuti all'ansia da bassa performance. Molto spesso non si utilizzano i veicoli elettrici come le bici, ma anche gli scooter in alcuni casi, proprio perché c'è la percezione che questi non abbiano una sufficiente autonomia o che possano provocare rischi per l'incolumità, praticità nell'utilizzo. Quindi il progetto cercherà, nelle fasi che poi vi spiegherò brevemente, di superare queste difficoltà che vengono viste come degli ostacoli più sociali e concettuali che non di natura economico-tecnica. Abbiamo una serie di sfide che riguardano appunto la capacità di integrare questo sistema con altri sistemi come quello delle automobili, quindi installare delle ricariche, centrali di ricariche che serviranno anche per le auto. In sostanza il progetto, appunto, abbiamo detto, a questa dimensione qui, è un progetto che durerà 36 mesi, prevede per un totale di 9,5 milioni. Sul nono municipio arriveranno 700.000 euro. Questi 700.000 euro saranno spesi in parte per la comunicazione, che è fondamentale, perché il progetto, che sarà un progetto tecnico, quindi di installazione e di attivazione di un servizio, dovrà essere supportato da una comunicazione affidabile e continua nei confronti dei cittadini e degli utenti. Servirà ovviamente ad acquistare delle vi faccio vedere esattamente di che cosa stiamo parlando, se no non si capisce, 6 e-hub. Che cosa sono gli hub? Sono questo tipo di sono delle stazioni di ricarica per bici elettriche dove 13 bici possono essere tenute, ricaricate, esattamente questo qui, dove praticamente forse non lo vedete bene qui, sì. Forse questo. Vedete? Ok, quindi si sta parlando di questi e-hub che sono presenti solo in alcune parti d'Europa. Si tratta di stazioni di ricarica dove può essere lasciata la bici, ne possono entrare 13 in ogni stazione di questo genere, quindi noi ne acquisteremo 78 per 6 e-hub diversi che andremo a installare individuando delle stazioni, quindi probabilmente in senso in un'ottica intermodale, cercare di metterle nei pressi delle stazioni, ad esempio delle fermate della metropolitana, quindi dando la possibilità a chi li utilizza di poter scambiare la bici con la metro. Ovviamente il progetto si divide in tre fasi. Una prima fase è un primo anno di analisi, dove dovremo appunto affrontare tutte quelle sfide sociali di cui vi ho parlato e individuare esattamente le stazioni, le postazioni dove mettere queste bici. Il secondo anno e il terzo anno saranno gli anni del test, del pilota, cioè noi dovremo trovare delle persone, degli utenti che si mettono a disposizione per utilizzare queste bici, proprio per verificare e avere dei feedback, delle risposte da parte degli utenti in merito al miglioramento, utili al miglioramento di questo servizio. E ripeto, il servizio si caratterizza per una serie di aspetti che possono essere trattati in futuro da un partenariato pubblico-privato piuttosto che dal privato, e si tratta di parcheggi, di ricarica, di back office, quindi supporto tecnico, che possono essere affrontati o da singole imprese in partenariato con il pubblico o da un'unica impresa. Questo farà parte dello studio del business model. Questa è una parte, io ci tengo a dirla, fondamentale, perché è molto spesso lì che cade poi il progetto, cioè non si riesce molto spesso a trovare il sistema di business che consenta al bike sharing di resistere. L'ultimo tentativo fatto a Roma fu proprio questo: un'azienda spagnola aveva investito per diffondere il bike sharing, in questo caso al centro di Roma, e poi la cosa è fallita perché è mancata la possibilità di assegnarle la pubblicità outdoor, che poi è quella che sostanzialmente consente a queste aziende di poter ricavare un margine.
In questo caso questo aspetto sarà studiato e ovviamente cercheremo di arrivare a delle soluzioni fattibili, quindi lo prendiamo dall'inizio noi come comune, ma poi metteremo a disposizione un modello che sia effettivamente percorribile. Quindi chiudo qui questo intervento con quest'ultima slide. Il nono municipio è estremamente attivo su questa partita qui. Non è il primo progetto che abbiamo presentato, in un anno e due mesi credo che siamo al governo di questo municipio, ne stiamo presentando altri, alcuni non sono andati, altri siamo ancora in attesa sempre di un responso da parte dell'ente erogatore, in questo caso la Commissione Europea. Abbiamo presentato un progetto per rendere navigabile il Tevere nel tratto che riguarda il nostro municipio, proprio nell'ottica di interconnettere le diverse possibilità di mobilità che abbiamo, che potremmo sfruttare. Abbiamo presentato un progetto nell'ambito di Urban Innovative Actions per rendere Piazza Tarantelli una piazza, un mobility hub, e cioè una moderna stazione di arrivi e partenze con sistemi di trasporto integrati. Stiamo lavorando proprio per creare dei circuiti virtuosi che servano da progetto pilota a sensibilizzare ovviamente i nostri referenti, che sono il Comune di Roma, la città metropolitana, la regione principalmente, ma anche lo Stato. Ci stiamo lavorando molto, questo progetto sarà sicuramente un progetto molto innovativo, i partner che sono coinvolti sono appunto, come dicevo, centri di ricerca, enti pubblici, ma anche aziende private che operano nel settore. Basti ricordare che abbiamo Ertico, che è un'azienda inglese molto importante, Abjet, che è tedesca e produce bici, così come la Kiburz svizzera, che fa la stessa cosa. Abbiamo altre aziende che si occupano solo di ICT. Questo perché? Perché è necessaria per questo tipo di progetto, sebbene possa sembrare piccolo inizialmente, per garantire una sostenibilità, in principio in primis economica, avere quella filiera di partenariato che consenta appunto di mettere, di creare le circostanze, l'ecosistema che poi renda sostenibile il progetto. Quindi una catena del valore che dia impulso anche alla fase successiva della sperimentazione. Questo è quello che ci auguriamo noi. Tra un anno spero che possiate venire utilizzando queste biciclette che posizioneremo, ripeto, nelle stazioni del nono municipio, quindi Eur Fermi, Eur Maiana, Eur Palasport probabilmente, ma anche Eur Laurentina e Tor di Valle, probabilmente un'altra anche a Castellaccio. L'ottica è quella da subito di non fermarci a questo investimento pubblico, ma di coinvolgere i grandi enti che hanno sede nel nostro municipio, partendo anche da Ispra ovviamente, sia pubblici che privati, ne abbiamo tantissimi, abbiamo, ripeto, il Ministero della Sanità, abbiamo l'ex provincia, oggi città metropolitana, abbiamo ovviamente l'Ispra, abbiamo le poste, abbiamo i ministeri, ma abbiamo anche la Apple, abbiamo la British American Tobacco come aziende private, abbiamo la Microsoft. Tutte queste sono aziende che, vedendo il municipio, in questo caso il Comune di Roma, imprendere, quindi investire in questo settore, possono essere richiamate a fare lo stesso, cioè dire: se noi installiamo 6 stazioni di ricarica per bici moderne con 78 bici, è probabile che poi anche il Ministero della Sanità possa fare un investimento. Per rendervi più o meno l'idea dei costi, questo IAB 360 gradi costa circa 40.000 euro e è stato utilizzato in questo progetto con una funzione particolare, cioè quella di rendere accattivante l'utilizzo elettrico. Potevamo tranquillamente utilizzare delle stazioni di ricarica molto più semplici, quelle orizzontali. Abbiamo preferito investire in questa maniera proprio per rendere accattivante la cosa e quindi spingere le persone a spostarsi dai veicoli a combustione a veicoli elettrici, e quindi poi l'integrazione nel sistema elettrico di questi veicoli consentirà anche l'utilizzo di auto elettriche, scooter elettrici, e questo anche nell'ottica di quello che andremo a fare con la Formula E, all'interno della quale saranno finanziate la realizzazione di 100 stazioni di ricarica in tutto il nono municipio. Quindi sostanzialmente l'elettrico nel nostro municipio e poi su Roma è il futuro, ma è anche il presente. Da qui a un anno noi avremo una situazione completamente differente. Io spero che, rivedendoci tra un anno qui, potremo parlare non solo di progetti futuri, ma arrivare con delle biciclette elettriche e poter parlare anche di ampliare questo servizio, avendo posto le basi giuste per poterlo fare. E mi taccio e vi ringrazio. Grazie. Allora, le chiedo di rimanere un attimo, vediamo se ci sono magari delle domande, visto che si conclude qui la prima parte. Non so se qualcuno vuole
ha qualche curiosità nei confronti di questo progetto, gliela chiedo io intanto una cosa. Volevo sapere se si tratterà di un bike sharing a flusso libero, come funziona insomma per le macchine, e poi come avete pensato di ovviare al problema degli atti vandalici, che è stato poi quello che ha portato al fallimento anche insomma della precedente esperienza di bike sharing comunale. Sì, allora parto dall'ultima domanda. Dunque, il vandalismo è uno dei problemi, non ci crederete, ma che non riguarda solo Roma, tant'è vero che all'interno del partenariato c'è stato proprio posto come attenzionato più di altri. Dunque, questo progetto, il primo anno di lavoro, servirà ad analizzare la categoria dei problemi che avranno gli utenti, gli ostacoli, lo stato dell'arte e le soluzioni che prevede il progetto. Faccio un esempio. Parliamo di vandalismo. Per quanto riguarda il vandalismo... ok, mancanza di consenso. Allora, vi faccio vedere alcuni delle categorie, poi ci arriviamo. Ad esempio, uno dei problemi principali è la percezione di un basso livello di sicurezza, comfort e affidabilità. Lo stato dell'arte è che i veicoli non vengono acquistati e ci sono pochi fornitori. Questo progetto raccoglierà dei dati che consentiranno ai produttori che sono coinvolti nel progetto di migliorare i veicoli affinché vengano incontro alle aspettative dei consumatori. Questo ad esempio è l'approccio che ha questo progetto, cioè partire dall'analisi dei problemi per trovare una soluzione coinvolgendo quei soggetti che sono nel partenariato. Per quanto riguarda ad esempio l'inadeguatezza, se c'è una inadeguata pianificazione per la mobilità elettrica, in Roma ce l'abbiamo sebbene si stia lavorando sul PUMS, la scarsa sicurezza dei parcheggi per le e-bike ad esempio è un ostacolo. I normali parcheggi per bici non sono adeguati alle e-bike e c'è un alto livello di furti e vandalismo. Il progetto proporrà delle specifiche stazioni di parcheggio in grado di proteggere i veicoli sia dal vandalismo che dalle condizioni atmosferiche estreme. Immaginate che ci sono partner anche nord europei, come ad esempio Berlino, dove non è vero che non ci sono atti di vandalismo, ci sono, e in più ci sono anche condizioni atmosferiche che minano la possibilità di usufruire in maniera adeguata di questi mezzi. Allo studio di questo progetto sarà proprio la tipologia di parcheggio. Ad esempio, quello che proponiamo noi è più difficile da vandalizzare, perché parliamo di un parcheggio che è costoso e che però è chiuso. Quindi ci si potrà accedere solo tramite scheda, attraverso prenotazione con app. Stiamo parlando comunque di un progetto tecnologico. Ovviamente ci saranno anche lì delle falle e cercheremo nell'ambito del progetto di venire alla soluzione. L'importante, secondo me, la ricchezza di questo progetto sta nel fatto che c'è consapevolezza che ci sono dei gap, anche perché, ripeto, il bando finanzia la diffusione del bike sharing e dei veicoli elettrici nel sud Europa, dove si sa che c'è una maggiore carenza di questo servizio. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. E il mio ruolo oggi sarebbe quello di facilitare la vostra partecipazione, quindi dei mobility manager, ma anche di tutti i cittadini che sono qui ospiti, perché prima di funzionari pubblici, amministratori, presidenti, vice direttori, siamo tutti cittadini. Anche in un paese come l'Italia, dove spesso ce ne dimentichiamo, siamo più sudditi, però invece siamo cittadini. Quindi io avrei voluto fare tutt'altro, ve lo dico subito, avrei voluto avere una sala senza poltrone, con dei tavoli tondi, con delle sedie in cerchio, con un bel caffè, biscotti e biscottini, ma noi ci adattiamo alla situazione e qualcosa insieme faremo in attesa di un futuro migliore. Allora, innanzitutto, da comunicatrice volevo proporvi un gioco di parole, e le parole sono pietre, diceva Gianni Rodari. La nostra mobility manager ha detto che quest'anno ci sarà anche un glossario, no? Quindi l'attenzione è posta sulle parole. Il gioco di parole con cui volevo cominciare, vi dico subito che io sarò molto breve, perché vorrei che partecipaste voi, è da passare dalla mobilità sostenibile alla sostenibilità mobilitabile. E lo scrivo, sperando che anche in fondo lo vedano, e invitando tutti quelli che stanno in fondo, visto che fa bene e scaccia il diabete, a alzarsi e venire tutti qui vicino, allegramente vicino a noi, così la mobilità la viviamo. Come non detto, vedo. Cioè, vi volevo un po' vivi e vi voglio tutti qua davanti. Esatto, un dei tre stella. Allora, che cosa vuol dire passare dalla mobilità sostenibile alla sostenibilità mobilitabile? Vuol dire che a noi comunicatori, noi facilitatori,
sostanzialmente dei pazzi che vanno in giro a cercare di fare interagire le persone, viene chiesto un grande sforzo, che è quello di mobilitare le persone. E per mobilitarle dobbiamo usare diversi strumenti, il più possibile creativi. Tant'è vero che, visto che voglio seguire il filo delle parole e voglio dare le parole, non i numeri, sparo 3C. 1, 2 e 3. La prima C è la C di creatività. La seconda C è la C di cambiamento. E la terza C è la C di coraggio. Bene. Disegno queste belle freccine perché sono legati tra loro questi concetti. Creatività, non so come l'ho scritto, in maniera creativa dirò, vabbè, comunque. Creatività è essere creativi, cioè trovare linguaggi nuovi, N, e utili, e questa formula nuovo fratto utile è una formula della creatività che non ho inventato io, ma ha inventato Anna Maria Testa, figlia del noto pubblicitario Testa, che ha un sito bellissimo. Vabbè, è stato smentito che sia figlia, comunque è la figlia, non è la figlia, comunque è geniale uguale, e lei ha fatto questa formula nuovo fratto utile per dire la creatività ha insieme questi elementi, questi fattori, deve essere nuova e deve essere utile, quindi il linguaggio deve essere innovativo, originale, attingere da tutto ciò che è creativo che ci circonda, sostanzialmente io credo la bellezza e l'arte, è utile, perché se no uno è creativo, è tanto poetico, è tanto artistico, ma alla fine il messaggio non arriva. Poi l'altra parola è il cambiamento, perché non possiamo arrivare alla creatività se non decidiamo di cambiare. Cambiare qualcosa, cambiare per esempio nelle pubbliche amministrazioni l'approccio che abbiamo nei confronti della comunicazione, aprire le porte delle pubbliche amministrazioni ai cittadini. Parlare in maniera semplice, usare un linguaggio diretto. Per esempio, noi qui in Ispra abbiamo aperto, qui c'è la collega Cecchini, ideatrice di questo progetto, una web TV che ha il compito di veicolare i messaggi ambientali e divulgarli attraverso dei video, anche degli spot. Ma cambiamento e creatività nascono da una radice comune che è coraggio. Il coraggio del cambiamento. Ma non ho finito con le lettere, perché partorisco una A di ascolto, un'altra A di autorizzazione e una ultima A, qua è facile per me, che è ambiente. Poi sparerò altre tre parole e poi vi dico cosa dovete fare. Paura? Allora, la di ascolto perché? Perché non ci può essere comunicazione se non si parte dall'ascolto. Tant'è vero che Zenone di Cizio, terzo secolo avanti Cristo, fondatore della Stoa, gli stoici, diceva: se abbiamo due orecchie e una bocca ci sarà un motivo. Ora siamo in un'epoca dove tramite i social e tramite tanti utilissimi strumenti la gente tende a esporsi, a parlare, a esibire, ma quanto ascoltiamo gli altri? Se non c'è ascolto, non può esserci interazione. Volete farvi ascoltare? Ascoltate. Questo nell'ottica anche dei cittadini. Non possiamo solo andare in output, cioè io butto fuori contenuti e il cittadino se li deve masticare, ma devo sforzarmi come pubblica amministrazione di attivare delle sarve, degli strumenti per ascoltare i cittadini. Si può fare. Poi, la di autorizzazione. Tutti voi sapete che avete un cervello, no? Alzi la mano chi sa di avere un cervello. Solo in tre? No, tutti gli altri pure. Ok, è scontato. L'autorizzazione che cos'è? Forse non tutti conoscete Milton Erickson, che è uno dei fondatori proprio della comunicazione, è stato padre poi dell'ipnosi, eccetera, e lui diceva che noi non dobbiamo aspettare da altri input per cambiare, per crescere, per innovare, ma che dobbiamo chiederlo al nostro cervello. Tramite che cosa? Tramite un processo di autorizzazione, cioè noi dobbiamo autorizzarci a pensare con il nostro cervello. Sembra tutto molto semplice, sappiamo che non lo è, signora,
lei è già una mia supporter, io la chiamerò qua con me. Poi abbiamo l'ambiente, e qui vorrei parlare dell'ambiente inteso come qualcosa di nuovo, e qui cito un altro grande pensatore che è George Lakoff, non so se qualcuno di voi lo conosce, che ha inventato il concetto di ecologia ambientale, di empatia ecologica. Cosa vuol dire empatia ecologica? Vuol dire che noi pensiamo sempre all'ambiente come qualcosa che è al di fuori di noi, invece l'ambiente è dentro di noi, siamo l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, quello che mangiamo, e quindi vuol dire che se io interagisco con lei, interagisco con un altro essere umano e sto interagendo con un altro ambiente nell'ambiente. Cosa faremo oggi? Cosa farete oggi? Allora, qui abbiamo dei magici post-it che adesso vi saranno distribuiti. Intanto, per condire l'insalata, ci metto una S di speranza, una F di fiducia, una E di empatia e una D di divertimento. Perché senza divertimento, se non riusciamo a intrattenere in qualche modo, le persone si annoiano, e se si annoiano non ascoltano, e se non ascoltano non cambiano. Quindi, vediamo questi post-it. Dicevo, avrei voluto chiedere a voi di elaborare un progetto di comunicazione ambientale, ovvero di dare un'idea. Glielo regalo, se lo attacchi in camera da letto, e sono perle di saggina che... Quindi, detto questo, allora, volevo chiedervi un'idea, un progetto, un'idea di comunicazione per il mobility management. Ora, se questo è troppo lungo da fare, come credo che sia, e chiederebbe anche un'interazione tra di voi, che qui non è possibile, cioè parlare per elaborare insieme un progetto comune, faccio una domanda più semplice, innocua. E vi chiedo, che cosa secondo voi servirebbe per migliorare la comunicazione del mobility manager o del mobility management? Cosa serve per migliorarla? Poi, tutti i vostri foglietti saranno raccolti da noi, saranno appesi in questa lavagna. Io poi di notte, fermandomi all'ISPRE, non andando a casa ma dormendo qui nella sala regia, li copierò uno per uno quello che voi avete detto. Ma qui, una volta che voi avete scritto, avrete massimo 3 minuti, dovranno venire 3 persone che io sceglierò a caso, oppure 3 che si offrono spontaneamente. Se vi offrite spontaneamente, io, cioè, sarò una donna felice. E queste 3 persone dovranno convincerci che la loro tesi, cioè serve questo, è la migliore. Per alzata di mano voteremo, la migliore, quella che sarà più votata, io la prenderò, e grazie alla collaborazione con Giovanna Martellato, ignara di questo, ma che appoggerà a questo, cercheremo di lavorarci su per attuare questa vostra richiesta in rete con gli altri mobility managers. Avete tutti i foglietti? Volete un po' alzarvi? Cioè, le penne? Ci abbiamo delle penne? Ok. A chi serve la penna? A chi serve la penna? Ok. Sì. Come state nel frattempo? Un po' stanchi? Bene. Dai, Ieri, a proposito di mobilità sostenibile, sono stata investita da un TIR con la mia macchina che giace distrutta in autocarrozzeria. Io però sono viva, quindi sono felice. Applauso alla vita, yeah. Però, grazie. Però pensavo oggi, porca miseria, io comincio l'intervento dicendo prendete tutti i mezzi perché almeno la macchina rimane. Va bene. Detto questo, pure io prenderò, sì, ma io sempre vengo sempre in treno. Una volta ho preso la macchina e un TIR ha tagliato la strada e mi ha investita e trascinata, vabbè, questa è un'altra storia. Avevo una macchina. Detto questo, allora, io non so se c'è qualcuno che si offre di farmi l'orologio. Mi serve un orologio che mi conti 3 minuti. Sabri, conto su di te. Quindi, 3 minuti a partire da adesso, la domanda è: che cosa serve secondo voi per migliorare la comunicazione del mobility manager, che può essere un'idea, uno strumento, un'idea innovativa? Potete sbizzarritevi, lasciate andare il vostro cervello e create. Tra 3 minuti siamo qua. Caro Mauro, allora mi aiuti a leggere questi post-it. Adesso facciamo
Allora, la prossima volta che vi diranno nei vostri uffici che la comunicazione non serve, io manderò a tutti voi tramite la mailing list di Giovanna, manderò la foto di tutti questi post-it, così condividiamo tutti questi pensieri. Ognuno di voi ha detto che cosa serve, io adesso faccio una rapida lettura, ma proprio rapida in modo che tutti quanti possano partecipare. Mi dispiace, la prossima volta faremo delle cose in movimento, ho intenzione, cioè il mio sogno sarebbe farvi suonare delle lavatrici riciclate, vediamo se riesco, ma ce ne vorrà. Sì, ma detto questo, adesso io leggo i pensieri e poi Mauro ne sceglierà quello che secondo lui, confrontandosi con Indiana e Mauro, sceglieranno quello che secondo loro, a loro sentire, a livello proprio pum, di botta, li ha colpiti di più. E l'autore di questo biglietto viene qui a dirci come lo vorrebbe realizzare. Ok? Vado? Allora, serve un punto fisico di ascolto e visibilità all'interno della struttura lavorativa. Chi l'ha detto? Alzi la mano. Grazie. Raccontare attraverso pillole video comportamenti virtuosi di cittadini e dipendenti. Comunicazione tramite social. Campagna web, video, realizzare un video, il cambiamento è dentro di noi. Un concorso a premi. Un ufficio comunicazione dedicato. Organizzazione di almeno 3 grandi eventi ogni anno. Tutte queste cose che sono scritte qui poi le dovremo fare tutti insieme, noi mobility manager e comunicatori, quindi sono cavoli vostri. Istruzioni per l'uso della comunicazione, mezzi, strumenti, foto accattivante e istruttiva. Usiamo questa. Idee innovative, sponsor, partecipazione, rete che vi collega. Un clima aziendale favorevole. Occorre istituire ruolo dei mobility manager aziendali. Serve senz'altro che la figura del mobility manager abbia una sua riconoscibilità funzionale nell'azienda di appartenenza. Incentivi ai dipendenti, non solo economici. Considerazione e rilevanza del ruolo dei mobility manager. Voi state attenti? Perché vi vedo un po'... La consapevolezza dell'utenza della materia trattata rende possibile l'ascolto. Chi è questo che ha partorito questa cosa? Grande, come ti chiami? Vai. Pubblicità diffusa sui media della necessità di salvaguardare l'ambiente e coinvolgimento attivo dei cittadini. Comunicazione del mobility manager, comunicazione efficace solo se si instaura un legame con i dipendenti della propria azienda, di un vero e concreto appoggio da parte del management. Sante parole, santissime. Domanda, cosa serve? L'ascolto della comunità, la domanda di servizio pubblico, il livello di istruzione efficiente, un team di volontari di supporto, un modesto budget per la comunicazione ad evento. Wow, chi è che ha fatto questo piano di azione? Per migliorare la comunicazione, per i mobility manager, cercare di essere portavoce e sensibilizzare le persone a un futuro ecologico nel rispetto dell'ambiente tramite social, di organizzare progetti e portarli ad un esito positivo. Cosa serve per migliorare la comunicazione? Un caffè del mobility, bene, lo faremo. Più frequenti occasioni di incontro per scambio di idee ed esperienze, bene. Conoscenza dei pubblici, analisi dei fabbisogni, individuazione dell'obiettivo, risorse economiche, budget, individuazione dei progetti, promozione e condivisione attraverso la struttura di comunicazione interna, sensibilizzazione. Quale vi piace di più? Tanti interventi sono interessanti, mi viene in mente quello dello spot perché è quello che ho pensato di più in quei 3 minuti, però in realtà è un qualcosa che già esiste. L'insieme di tutte queste idee farebbero sicuramente bene questo tipo di lavoro. Io credo che alla fine bisogna trovare la formula giusta per far sentire un po' tutti noi mobility manager, per aiutare il mobility manager. Lo spot è quello che, un breve spot è quello che secondo me dà più incidenza. Mauro, devi avere più fiducia perché tu hai fatto già lo spot, cioè tutti noi mobility manager per aiutare mobility manager. È la cosa più preziosa. Pensa se facciamo tutto un lavoro e queste cose qui poi diventano al momento in giornata lavorando dei progetti e si dice tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo e lo facciamo.
Allora, diciamo, io... diciamo, sono tutti quanti spunti ai quali più o meno ho pensato nel cercare il migliore, cioè molti di quelli, diciamo, sono cose a cui ho pensato anch'io. Quelle che mi sembrano più interessanti sono il fatto di dare un maggior peso all'interno delle aziende al mobility manager, quindi una maggior visibilità, penso che sia un po' un problema di tutti quanti, e quello anche quello all'interno e all'esterno invece di creare delle campagne che sensibilizzino tutta la popolazione, perché non basta, credo, a lavorare solo all'interno delle aziende. Questo penso che sia la cosa, ecco, le due cose che mi sembrano più interessanti. Una maggiore collaborazione fra tutti i mobility manager, ma non solo fra i mobility manager. Io posso dire una cosa che stavo pensando di scrivere, poi ho detto vabbè, forse un creare una vetrina, una pagina, un forum, non so, una qualche cosa, diciamo una bacheca con qualcosa di, diciamo, visualizzabile, sì, con i piani di mobilità delle varie aziende, che siano pubblici, perché in realtà credo che lo siano pubblici, ma non sono visibili, cioè per cercare quello che fanno gli altri non è così semplice. Invece secondo me dovrebbe esserci una maggiore accessibilità per migliorare cercare le migliori pratiche. Banca dati, sì, da scambiare, esatto, tutto qua. Grazie Mauro e Indiana, applauso che sono stati ascoltatori. Allora, mi dicono che non c'è più la tavola rotonda, Re Artù e i cavalieri se ne sono andati, l'unico cavaliere rimasto è questo, e ora è 1:15, quindi direi che tutti voi avrete fame. Io, se mi dicono di menare, di allungare il brodo, qua cominciamo a spostare tutte le poltrone, faccio un cerchio e lavoriamo fino alle 3 di notte, ma mi contengo. Però mi viene un'idea. Facciamo così, c'è tra di voi qualche mobility manager che è particolarmente, poi chiudiamo, ci salutiamo e rimandiamo poi a tempi migliori? Perché devo dire che io sono per i social, sono per il web, sono per tutto questo, ma sono molto per la comunicazione umana interattiva, cioè sono veramente per sì che le persone si incontrino, si guardino negli occhi, dialoghino, si ascoltino, che scatti tra loro una scintilla, una sorta di corrispondenza d'amorosi sensi, direbbero i bravi letterati, e allora sì che si può lavorare insieme. Altrimenti noi chattiamo, scriviamo, whatsappiamo, zappiamo e whatsappiamo, e però alla fine cioè, o non ci rispondono, o su Facebook uno legge 2 secondi, cioè alla fine non si fa niente, tutti parlano ma nessuno fa. Allora io dico, una bella idea sarebbe anche, se voi siete d'accordo tramite il placet di Giovanna, io comunque, visto che devo fare la comunicazione, faccio un po' come mi pare, fare poi un tavolo dei mobility manager con i comunicatori, che ognuno di loro deve portare a fianco un comunicatore, quindi comunicatori interni alle vostre aziende non devono stare chiusi nei loro uffici a partorire i progetti di comunicazione, le strategie di comunicazione senza ascoltare chi ha bisogno di loro, no? Quindi un'interazione, a braccetto ognuno di voi, mobility e comunicatore, immaginate questo tavolo e partiamo proprio da questi fogliettini e ci mettiamo all'opera, davanti a un bel caffè e un tè. Ora, a me serve un venditore, il Vanna Marchi del Mobility Managers, che venga qui e faccia uno spot. Anzi, prendiamone 3 e poi votiamo il migliore e ci andiamo a casa tutti felici e contenti a piedi. Giusto? A piedi, perché? O coi mezzi? Coi mezzi. In bicicletta. Allora, 3 venditori. Ognuno di questi deve venire a venderci l'idea come comunicatore del mobility manager. Cioè, pensate di essere davanti a un direttore di un'azienda che non ha il mobility manager e voi lo dovete convincere a prendere un mobility manager. Quindi mi servono 3 venditori. Uno è lui, lo estraggo proprio così, volontario, lo vedevo. C'era gli occhi, mi guardava, chiamami. Venga, venga. Giusto. Poi l'altra è lei, perché già ci siamo innamorate dal primo sguardo. E poi il terzo, un volontario, su via. Questa bella signora bionda, venga. Lei. Da venditore. Mi posso permettere di fare tutto quello che vuole. Aziende, ah, scusate, sì.
le aziende, gli enti pubblici che siano, alla fine i mobility manager li nominano, vuoi perché ormai se già c'era per il discorso degli abbonamenti, dello sconto sull'abbonamento, quindi sentono la pressione dei dipendenti, ah, non c'è il mobility, non posso... Ha già cominciato? No, volevo trasformare un attimo la domanda. Invece di convincere il mobility a nominare il mobility, il problema è far lavorare il mobility, okay. Cioè dare gli strumenti. Sei d'accordo? Okay. Allora, cambiamo la domanda, perché qua vengono, capito, si allargano, cominciano già a cambiare le domande, no? Hai fatto bene. Come ti chiami? Romeo. Piacere Romeo. Ah, Romeo, Romeo. Allora, Romeo dice, la domanda la cambiamo e, che è più difficile ancora, quindi ancora meglio, come far lavorare un mobility manager? Questo è, come motivare un mobility manager, ho capito bene? No, non solo, io penso che lui si riferiva, io mi reputo, sono Stefania Angelelli, sono mobility manager dell'Università Roma 3 e mi rendo conto che sono una privilegiata, ve lo spiego, perché io lavoro a tempo pieno come mobility manager e quindi tutto il mio tempo e tutte le mie energie le posso dedicare a questo ufficio, cosa che i miei colleghi hanno altre ed altre incarichi, e quindi il mobility manager è l'ultimo. Ma cosa vogliamo vendere allora? Qual è il prodotto da vendere in sintesi? Fateci lavorare. Ok, quindi dovete convincere la platea a farvi lavorare. Fatemi lavorare perché? Giusto, questo. Ok, allora comincia Romeo, continua e poi Stefania, quindi Romeo, Rossella e Stefania. Dopodiché io vi chiederò di votare per ognuno di loro. Loro avranno massimo 2 minuti a testa per convincervi. Quello che vince gli faremo un regalo a sorpresa. Direttore, qui l'incarico del mobility manager non è un incarico che si può svolgere in 20 minuti giornalieri. Abbiamo la necessità, per offrire un servizio ai nostri dipendenti e alla cittadinanza tutta, perché una mobilità facilitata consente sia ai lavoratori di venire al lavoro più tranquilli e migliorare la produttività, ma anche ai cittadini di raggiungere più facilmente il proprio posto di lavoro, servono strumenti e tempi. Quindi il tempo, il mobility non può fare altre attività, ma deve concentrarsi la sua a tempo pieno, e deve esserci un minimo di budget per le iniziative che vuole proporre, sempre vagliate, ma deve disporre di un minimo di budget. Perfetto, allora lui è Mauro, quindi focalizzate Mauro, questo è tipo Romeo. Mauro chi era? Lui. C'era Mauro però nella mia vita di oggi, quindi Romeo, il talent show, Romeo ha detto la sua, quindi registrate quello che ha detto. Passiamo la parola a, già me sono scordata, Rossella. Buongiorno a tutti, io volevo comunicare che lavoro a Mobility Manager, abbiamo tanti progetti, dagli incentivi per le tessere dei metrobus per quanto riguarda tutti i nostri colleghi per poter facilitare il piano spostamento casa lavoro, per cercare comunque, abbiamo cercato anche di fare dei progetti per quanto riguarda le bike, le biciclette, tante agevolazioni abbiamo, comunque abbiamo molti interesse, questa cosa comunque, se lei ci dà la possibilità di poter lavorare e di far sì che il nostro staff aumenti e che ci siano delle buone proposte, io la ringrazio e il nostro lavoro sarà sempre più efficiente e comunque cercando di portare a casa qualche buon risultato. Grazie a tutti e a voi. Dove lavori? Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Capito, sì. Io non voglio di niente, però. E Stefania? Allora, per me è un po' difficile perché devo dire che sono già gratificata del lavoro che faccio, posso comunicare, posso interagire e questo è fondamentale.
E penso che la cosa più importante, come dicevamo prima, è proprio parlare vis-à-vis oppure telefonicamente con i dipendenti. Vedo sempre che mi telefonano persone arrabbiatissime e poi parlando e se, più ascoltando che parlando si riesce a, a tranquillizzare la persona e anche a trovare una soluzione. E quando uno parla di car sharing, molte persone mi guardano e mi dicono vabbè, ma che me la devo far fare a te? Se tu gli spieghi proprio effettivamente a cosa può servire, a come la può utilizzare, dicono beh, però in effetti è utile. Quindi l'importanza proprio della comunicazione con tutti i dipendenti. Allora si aprono le votazioni, alzi la mano chi vota per Romeo. Voi potete anche votare, certo. Allora 2, 4, 5, 6, 7, 8 voti per Rossella. 2, 3, 4, quindi 8 a 4 per Stefania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbiamo pari merito tra Stefania e Romeo. Bene, rivotiamo. Chi vota Stefania? Votiamo solamente, voleteremo solo per Romeo e Stefania per fare lo spareggio. Chi vota Romeo? Chi vota Stefania? Chi vota Romeo? No, scusa. Allora, chi vota Romeo? Faccio la brava, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi vota Stefania? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi ha vinto Romeo. Allora, applauso a Romeo. Allora, Ermeio del Colosseo dice niente. Allora, io ringrazio i nostri, rimanga qua solo Romeo, ringrazio Rossella e Stefania, Romeo rimane qua, caro Romeo, è così, è mancia, ma sono cavoli. Allora, andiamo alla conclusione, perché sarete tutti stanchi e cotti, io no, sono appena partita, possiamo andare avanti delle ore, Romeo, però mandiamoli a casa, li vedo cotti. E facciamo delle conclusioni, una conclusione. Aspetta, lo sento signorina, no, se ne andrà. Allora, Romeo, tu hai vinto questo. Tu sei un mobility manager, no? Di dove rispettimi, dove lavori? Perfetto. Allora, io invece sono una comunicatrice di Ispra. Tu hai un comunicatore che lavora con te. Ok. Allora, il tuo, quello che hai vinto è tirarmi fuori un comunicatore che sia tuo amico, quindi io voglio la formazione di una coppia Romeo e comunicatore. Lasciamo che si disbrighi da solo, ognuno a casa sua. Sanna, lei pensa su. No, vabbè. Lei pensa a comunicare con i suoi che è già avventuroso, quindi allora noi abbiamo Romeo che mi trova il comunicatore, dopodiché quando hai formato la coppia mi scrivi alla mia email chiara.bolognini@ispraambiente.it. Io sono già in coppia con il mio mobility manager che è Giovanna, ok, con la nostra comunicazione, e formeremo quindi le prime due coppie formate da comunicatore e mobility manager. Lui ha vinto questo. Dopodiché a cascata, con la collaborazione di Giovanna, ognuno di voi nelle sue aziende andrà a cercare il suo comunicatore e costruiremo delle coppie mobility manager comunicatore, mobility manager comunicatore. L'input ce lo darà lui. Quando saremo pronti ci incontreremo tutti, mobility managers e comunicatori, e io porterò questo foglio che voi avete anche fotografato e che io manderò la foto tramite Giovanna a tutti voi, così tutte le idee che sono venute fuori le condividiamo e vediamo di cominciare. Sei d'accordo? Pomeriggio ti mando. Perfetto, grazie. Ora ringrazio tutti voi e prima di salutarvi vi dico: i primi comunicatori dovrete essere voi, mobility manager, perché dovete comunicare ai vostri comunicatori, quindi dovete convincerli. Vi do la formula vincente, sono tre ingredienti. Argomento interessante, comunicazione efficace, contatto diretto. Se voi usate queste tre armi, nessuno vi potrà resistere. Argomento interessante, quindi come faccio a proporre il mio argomento in modo interessante? Trucchetto, chiedete, andate come ascoltatori. No, caro direttore, il mobility manager è importante, ma
caro direttore, ma lei come viene al lavoro? Ma i suoi figli come vanno a scuola? Ma lei come si sposta? Ha mai fatto la coda sul raccordo anulare? Come viene? Con i mezzi? Cioè, spostate su di lui, lui si sente ascoltato, coinvolto, parla della mobilità e voi, trac, vi attaccate lì come delle cozze proprio, delle sanguisughe. Quindi, argomento interessante. Poi, comunicazione efficace, vi ho detto di andarvi a copiare con i vostri comunicatori, diti, scusate, trova qualcosa di attivo. Quindi, preparate una comunicazione efficace da proporre a chi decide e soprattutto il contatto diretto. Non abbiate paura, usate ogni mezzo, appostamenti ai parcheggi, sgambetti sull'ascensore, se scherzo. Però, telefonate, contattate, andate di persona. Questi tre elementi vi faranno vincere. Quindi, ci diamo massimo come tempo 3 mesi, tra 3 mesi... facciamo questo gruppo, quindi tra 3 mesi vi dovete fidanzare con i vostri comunicatori. Io ringrazio tutti voi, grazie a voi e applaudiamo. Grazie.